Buongiorno a tutti e a tutte. Aspettiamo che tutti si colleghino, ma vedo tanti nomi e volti di persone che conosco, che saluto con affetto. Siamo bene. Allora, buongiorno. Scusate, naturalmente l'avvio è stato un po' più farraginoso di quello che avevamo previsto. Noi diamo un buongiorno a tutti da Officine Fotografiche, dove siamo per diciamo coordinare i lavori di questa giornata lunga, in cui abbiamo degli ospiti che io ringrazio di nuovo vivamente per aver accettato l'invito di questa giornata, che vuole essere, diciamo, tirata in fila di una serie di studi sui rapporti tra fotografia e arti performative, che, diciamo, in luoghi disparati sono andati avanti in Italia da diverse prospettive. Mi piaceva molto l'idea di creare un'occasione di un punto di convergenza e di scambio tra studiosi che vengono appunto da prospettive diverse. Però in realtà questa giornata dovrebbe anche essere il punto di inizio, un cantiere che si apre su queste tematiche e che potrebbe diventare un appuntamento annuale, un momento di scambio di materiali. Potremmo decidere se e come proseguire quello che da un lato è un convegno sotto tutti gli aspetti, ma dall'altro è veramente anche un incontro tra studiosi che condividono degli interessi. Mi piacerebbe guardarlo anche da questo punto di vista. E soprattutto è un incontro che apre il dialogo, e anzi lo sollecita e lo auspica, a diverse professioni o attitudini rispetto a questa tematica. Cioè, non siamo solo studiosi, ma con noi ci sono archivisti, artisti, performer, fotografi, tutta una serie di personalità e presenze che in un certo senso rendono possibile il ragionamento sul rapporto tra fotografia e danza, perché lo praticano, perché lo applicano, perché lo ricercano, e portano dentro a questo nostro ragionamento l'aspetto delle pratiche, dei processi creativi, della dimensione artistica, che sostanzia poi di fatto i nostri interessi e i nostri studi. Allora, anche in questo senso, vorrei che questo convegno fosse l'apertura di una modalità relazionale che confronta le pratiche, le teorie, gli studi, l'aspetto storico e tutte le altre condizioni. Del resto, il nostro gruppo in un certo senso è il riflesso di questa dimensione qua. L'organizzazione di questo convegno è gestita, come molti di voi sanno, dal gruppo di ricerca sulla fotografia di danza, che è un gruppo nato qualche anno fa e da me coordinato, che soprattutto ha la caratteristica di essere nato in sinergia tra due ambienti: l'ambiente del DAMS dell'Università Roma III, in particolare tra i banchi del mio corso di iconografia del teatro e della danza, e Officine Fotografiche, che è il luogo da cui vi parliamo, che è un centro di diffusione della cultura fotografica e anche in un certo senso un centro di formazione dove io ho insegnato per tanti anni. E un'altra parte del gruppo in effetti arriva dalle stanze, anzi dalla camera oscura di Officine Fotografiche, dove io per tanto tempo ho insegnato la fotografia analogica, e alcune persone poi mi hanno seguito negli sconfinamenti tra pratiche e teorie. Quindi il gruppo che vi presento è così composto: Simona Silvestri, forse ci mostriamo tutte insieme. Simona Silvestri alla mia destra è una laureata, era una studentessa DAMS che sulle tematiche che io studio, sui rapporti tra fotografia e danza, ha realizzato sia una tesi di triennale che una tesi di laurea magistrale, e che ha intrapreso questo livello di studio intrecciando anche lei le pratiche, essendo una persona che arriva da una conoscenza di pratiche artistiche, di tecniche di disegno e anche di esperienze di danza. Quindi lei è un esempio di una doppia formazione, di una pratica e di studi teorici. Invece Francesca Pietrisanti e Giordana Citti sono provengono dal contesto di Officine Fotografiche,
dove io le ho conosciute appunto insegnando analogico, e poi entrambe hanno intrapreso degli studi di storia dell'arte, quindi anche loro avevano questa doppia natura di artigiane e studiose, studiose di cultura visiva, eccetera. Poi entrambe hanno fatto dei percorsi di grande specializzazione. Giordana sta lavorando in un progetto di studio sul restauro, e Francesca si sta laureando in storia dell'arte alla Sapienza, e entrambe lavorano con me a questo progetto dell'Atlante, del sito di fotografia di danza, di cui vi parleremo nell'arco della giornata. E chiaramente questa giornata non potrebbe esistere senza officine fotografiche, che è stato per noi il luogo sia fisico che simbolico di incontro, di ragionamento e di sconfinamenti tra le pratiche e le teorie, ed è anche il luogo che ci permette oggi di, diciamo, coordinare, convogliare, condensare questa giornata che, come dicevamo con i relatori, è sparsa per l'Italia, non solo per l'Italia, c'è cioè Cosimo Chiarelli che è collegato a noi dal Portogallo, e che in un certo senso vuole mettere a frutto l'esperienza strana che noi abbiamo fatto in questo ultimo anno di insegnamenti virtuali, di didattica a distanza, eccetera, e cercare di trattenere quello che di buono ci ha insegnato questa possibilità, cioè di creare dei momenti di incontro che non sono certo come momenti reali, diciamo, di presenza reale, ma che senza finanziamenti, senza fondi, senza risorse, ci permettono comunque di essere tutti insieme a ragionare, di scambiare contenuti. Quindi, diciamo, mettiamo a frutto il più possibile quello che questa strana annata ci ha insegnato, sperando prima o poi però che il coffee break lo facciamo insieme e ci possiamo anche scambiare dei saluti e degli abbracci. Allora, la mia introduzione finisce qui, nel senso che poi nell'arco della giornata noi presenteremo tutti i relatori, e se riusciremo a stare un po' nei tempi, senza sforare troppo, ci lasceremo anche un margine per delle domande, per delle discussioni. Quindi la regola di Zoom, come al solito, è di stare tutti con gli audio spenti in modo di non dare fastidio, però ci teniamo anche la possibilità, dopo i panel, cioè ogni due relazioni, di aprire 10 minuti se ci sono domande, di piccolo dibattito, scambio, eccetera. Quindi in tal caso vi palesate in chat, alzate la manina, insomma, ormai diciamo il galateo di Zoom abbastanza, ahi noi lo conosciamo abbastanza bene. Quindi noi siamo reali e se ci sono questioni sentiamoci, scriviamoci senza problemi, anche se siamo a distanza. Io intanto con molto entusiasmo inizio le presentazioni e apro, diciamo, i lavori di questa giornata, di cui sono straordinariamente entusiasta, diciamo, perché tutte le persone che ho invitato hanno accettato. E sono molto contenta di poter intrecciare gli sguardi in una giornata di riflessioni. Allora io presento subito il primo relatore, che è Stefano Tomassini, che insegna allo UAB di Venezia, e che, insomma, io ci tengo, presentando tutti, a dire che sono tutti studiosi, ma che sono tutte persone che io ho incontrato, ci siamo trovati in giro per festival o per archivi o per luoghi di ricerca. Sono tutte persone con cui, diciamo, non ci siamo conosciuti solo attraverso i libri, ma anche scambiando poi esperienze, situazioni vissute insieme. Stefano, dicevo, insegna allo UAB, si occupa di studi di danza e di coreografia, e ultimamente ha iniziato a interessarsi del rapporto della dimensione fotografica delle esperienze di danza, e quindi a, diciamo, introdurre nei suoi studi un ragionamento sulla fotografia, sia dal punto di vista storico, cioè analizzando esperienze di inizio secolo, che sono tra l'altro le esperienze cronologicamente su cui noi spostiamo molto l'attenzione col gruppo di ricerca, quindi ci interessa moltissimo scambiarci materiali, documenti e traiettorie. Dico solo i titoli delle ultime due pubblicazioni, che sono indicative in questo senso rispetto ai problemi che sollevano, perché nel 2018 ha pubblicato Tempo fermo, danza e performance alla prova dell'impossibile, e poi, qualche anno dopo, Tempo perso, danza e coreografia dello stare fermi, tema che ci interessa moltissimo. È anche critico di danza per Art Tribune, e io gli lascio la parola per la sua relazione, che ha il titolo A Picture to Me So Vivid and Beautiful, Mo Dallan nella performance delle immagini. Grazie, Stefano. Grazie a te, spero che si senta bene. Se del caso, fermatemi.
Io non ho alcun titolo per parlare in questo bellissimo convegno, quindi voglio assolutamente ringraziare Samantha e tutto il suo team per l'operazione appunto in corso. Dicevo, non ho alcun titolo, non dovrei essere relatore, ma dovrei essere ascoltatore, prendere appunti, dovrei fare un percorso di formazione, essere uno studente di Samantha, perché questa questione che riguarda il rapporto tra danza e fotografia è una questione che ho incontrato molto recentemente, nello specifico occupandomi della pubblicazione di Alexei Brodovich dedicata appunto ai suoi scatti di balletto e durante nel corso delle tournée americane a New York dei ballerini. Sento qualche voce? C'è qualche problema? No, proseguo. Quello che volevo dire è questo, che appunto arrivo estremamente tardi a questi studi, ne sono affascinatissimo, ma sono ancora uno studente, per cui vi chiedo già scusa per le ipotesi bizzarre che proverò a lanciare. E tuttavia, rispetto a quello che chiedeva Samantha, cioè rispetto alla questione che cosa veramente noi possiamo condividere, ecco, per esempio, io sarei molto, molto curioso e avido di conoscere le metodologie di ricerca di questo campo di studi che diciamo, sto provando ad attraversare con, insomma, con il ritardo radicale che mi porto dietro. Quello che forse quando ci incontrammo e parlammo, l'ipotesi maggiore era quella appunto di proseguire una riflessione o di presentare la riflessione sul lavoro di Brodovic, ma in realtà in questi ultimo anno e mezzo, per colpa di una collega anglista che mi ha costretto, ovviamente nella mia piena complicità, a partecipare a un seminario dedicato a Oscar Wilde, ho iniziato delle ricerche su Modalan e diciamo queste ricerche mi hanno portato a fare delle ipotesi di una nuova lettura del magistero di questa danzatrice, che è stata considerata a torto, e lo si può provare sui documenti, a torto come una imitatrice di Duncan e poi di Russ and Dennis. In realtà invece mi sembra che sia possibile ipotizzare una nuova lettura capace di illuminare non solo l'importanza di questa figura, ma anche l'idea di modernismo che essa portava avanti in contrasto con il magistero e le idee sia di Isadora e sia di St. Denis o di Noye Fuller, con cui peraltro Modallan entra anche in contatto. E d'altra parte mi sembra, ovviamente io presenterò soltanto una traccia di una riflessione, ma è tutto un lavoro tutto da fare, l'ho solo iniziato. Mi sembra che questa nuova lettura che mi credo di intuire sui documenti che sono a disposizione sia in qualche modo comprovata anche da certe immagini che hanno animato l'immaginario di questa danzatrice canadese estremamente diciamo costretta a una lettura pregiudiziale. Ora condivido il PowerPoint, a una lettura pregiudiziale che in qualche modo ne ha compromesso la più vera comprensione. L'immagine d'avvio è uno scherzo che una mia studentessa ha fatto, cioè un reenactment della Salomè di Wilde che una mia studentessa ha fatto, e l'ho trovato talmente geniale che insomma, ho deciso che lo tengo negli interventi che dedico a Modalane e a Salomè. La tengo sempre, perché anche appunto per riallacciarmi a quello che diceva Samantha, sì, è vero, siamo all'università, insegniamo, siamo appunto, non, però tutti noi anche veniamo dalle pratiche ormai, diciamo, chi si occupa di dance studies, choreographic studies, performance studies, o nello specifico qua nell'impianto nostro a IUA, diciamo, il lavoro dentro le pratiche ormai è, come dire, consolidato ed è un piano di lavoro al quale non ci possiamo sottrarre, quindi a volte gli studenti rispondono a queste sollecitazioni con delle invenzioni bellissime. Proverò a rileggere anche questo, ovviamente è un altro reenactment verticale
Su quattro punti, però andrò molto veloce perché tempo a disposizione è poco. Diciamo, esistono appunto dei veli che hanno, ovvero una folta bibliografia, anche diciamo molto di ispirazione molto giornalistica, legata alle vicende processuali di cui vi dirò fra breve, ma probabilmente voi già conoscete tutti. Eppure, diciamo, tutta questa bibliografia in realtà non ha fatto altro che velare, secondo me, l'immagine di Modalla, né, che richiede ora appunto un approccio più capace di decolonizzare anche rispetto ai contributi giornalistici che si sono depositati, in qualche modo hanno nascosto il corpo, e qui ne ho messi sette per alludere ai sette veli, ma insomma, ma la pubblicistica è molto di più. I discorsi sono legati a sostanzialmente i discorsi che devono essere rifatti e ripensati, devono puntare essenzialmente a una comprensione della formazione di Modalla, che è essenzialmente, e vorrei dire anche esclusivamente, poiché Modalla non prende mai lezioni di danza, musicale. Lei inizia a studiare pianoforte in età molto, molto giovane, quando si trova in Canada, quando si spostano nel 79 a San Francisco, continua queste lezioni, si perfeziona con degli insegnanti importanti, incomincia anche a fare dei piccoli recital, e poi, come è normale, di fronte a delle persone, a degli interpreti di grandissimo talento, con l'aiuto di donors, nel 1895, è una cosa diciamo molto, molto topica, si trasferisce a Berlino, molto giovane, per studiare al conservatorio. E questa svolta è abbastanza importante, perché è quando lei si trova a Berlino che le giunge la notizia dell'incriminazione del fratello coinvolto in un omicidio, in un duplice omicidio commesso in un ambiente appunto sacro, come appunto la chiesa della comunità, e poi la successiva impiccagione del fratello. Ora non mi ricordo se viene impiccato oppure se l'esecuzione viene fatta con la sedia elettrica. Comunque, diciamo, Modalla è testimone lontano e distante, le viene impedito di rientrare naturalmente, perché in qualche modo la sua intensificazione della carriera musicale è per la famiglia una sorta di contrappasso rispetto alla tragedia che si stanno vivendo lì. È considerato il caso del secolo, molto probabilmente era colpevole, però diciamo la sua colpevolezza lui però non ammette mai, cioè lui fino all'ultimo rivendica la sua innocenza, quindi ecco, diciamo, rimane, i discorsi rimangono abbastanza aperti. E tuttavia nella vita di Modalla a Berlino essa si fa da una parte spettatrice delle prime apparizioni di Danka, che poi successivamente la apostroferà sua imitatrice, ma insomma ora non c'è il tempo di farlo, però dal punto di vista cronologico, raffrontando le pronunce, risulta più come una pronuncia appunto di comodo successiva, quando Modalla raggiunge un grande successo, e allora in termini anche di pubblico, di richiamo dell'interesse, avere una sorta di frizione con la star del momento, in qualche modo portava interesse, richiamava l'attenzione ad entrambe. Ma è decisivo il suo soggiorno invece nel 1901 a Weimar, e questo viene sempre in qualche modo passato sotto silenzio, ma è invece decisivo perché lei nel 1901 va a Weimar a fare una scuola estiva, nei corsi di Ferruccio Busoni. Ferruccio Busoni è un grandissimo compositore a cavallo tra 8 e 900, è un grandissimo interprete di pianoforte, ma è anche un grandissimo didatta. E questo incontro nella Weimar, prima di lui il direttore di questa scuola era Liszt, tanto per capirci, quindi insomma siamo ai massimi livelli, e in questo contesto, in questo côté anche bohemien, anche in qualche modo liberatore, Modalla è una figura per noi straordinariamente importante, anche perché è una lesbica che vive negli anni 20, incarnando un corpo estremamente sessualizzato nella prospettiva eterosessuale, e quindi insomma per noi è un caso studi incredibile, ed è la maggiore protagonista della sopravvivenza dell'eredità wildiana, che non arriva al Novecento, ma che il Novecento conosce una radicale riscoperta e diffusione, soprattutto in questi anni, e vi spiegherò anche in modo politicamente ambiguo
ambiguo e feroce, insomma. In questa masterclass, in questa scuola internazionale, dove appunto si vive un ambiente estremamente, diciamo, radicale e in termini della didattica, innovativo, decide che il suo futuro non è quello di diventare un interprete musicale, cioè una concertista, una pianista, ma una danzatrice libera, una danzatrice che in qualche modo danza sulla musica secondo una risposta emozionale capace di restituire senso a quella dimensione di ascolto. Però tra tutte queste pioniere, quello che ci si dimentica di ricordare è la cosa più importante, che è l'unica danzatrice, l'unica pioniera, diciamo, della danza barefoot, che ha una piena formazione musicale. Non è cosa di poco conto, poiché è proprio nel rapporto con la dipendenza della musica e delle modalità di composizione che ha la musica in cui nasce il moderno, la modernità. È un discorso ovviamente enorme che non mi ci provo nemmeno a fare. Tuttavia ricordo che lei debutta nel 1903 a Vienna e nel suo debutto per prima mette in programma una musica di Bach, e questa raccogliendo in modo radicale o in modo, insomma, come dire, in forte consonanza con l'esperienza di Ferruccio Busoni, che è stato, per soprattutto la musicologia, è stato un grandissimo trascrittore delle musiche di Bach, trascrittore di opere di Bach naturalmente per pianoforte e poi per orchestra. Questo passaggio però non è un passaggio neutrale, è un passaggio poetico su cui Busoni determina tutta la sua didattica, ed è raccogliendo questa lezione che Modallan arriva alla musica, e spero di potervelo in qualche modo dimostrare. Nel 1904 a Berlino assiste alla messa in scena di Max Reinhardt della Salome di Wilde, ed è una messa in scena abbastanza insomma importante, da cui poi deriverà anche la versione di qualche anno dopo di Strauss. Questa è la masterclass di Busoni a Weimar, e Busoni è quella figura seduta di lato e giusto proprio dietro, con questa camicetta bianca con dei motivi geometrici, quella è Modallan. Anche questa sua presenza a Weimar andrebbe tutta riproblematizzata, i documenti che ci sono a disposizione sono pochi, bisognerebbe appunto, meriterebbe di essere approfondita. Perché è importante per noi? Perché dopo il debutto a Vienna, e dopo aver compreso che quello che il suo essere musicista coincide con una ipotesi di danza libera, e questa è la questione decisiva che non si ricorda mai, e con mio grande disappunto vi faccio un esempio, non tanto per, come dire, rivendicare comprensioni inedite, ma per dirvi quanto ancora c'è da fare. È appena uscita proprio poche settimane fa una nuova storia della danza, pubblicata dal CND di Parigi, francese appunto, e nella parte dedicata alle pioniere Modallan non figura nemmeno. Ovviamente questa è una storia della danza francocentrica, e quindi, diciamo, contano soltanto quelle che hanno transitato per Parigi e che hanno depositato, cioè che sono una polemica tutta un po' di storici per quanto riguarda noi storici della danza italiani. Però è un punto politico questo, cioè Modallan è invisibile alla storia della danza per questo misconoscimento, io sostengo, per questo suo misconoscimento della formazione musicale. Sento dei rumori, forse c'è qualcuno che vuole intervenire, no? Oppure si è aperto il microfono. Sento un reverbero. Ecco, perfetto. E procedo abbastanza velocemente, insomma, nella sua vita lei diventa particolarmente, cioè diventa una leggenda vivente a partire dal 1906 e poi dal successivo debutto a Londra, al Palace di Londra nel 1908, diventa veramente una leggenda vivente perché da una parte fa repliche consecutivamente per 2 anni di questa coreografia insieme a un repertorio ovviamente musicale complesso, ma soprattutto
soprattutto di questa coreografia ispirata al testo di Wilde, The Vision of Salome, importante perché in quegli stessi anni la tragedia di Wilde non poteva essere rappresentata, non poteva essere messa in scena perché vigeva un divieto di rappresentare opere teatrali che fossero ispirate a temi biblici e quindi diciamo ovviamente era una scusa per rendere fuori dai circuiti la lezione di Oscar Wilde, quindi il fatto di raccogliere una lezione che in qualche modo era ai margini e anche era foriera di una storia estremamente complicata e piena di martirio, insomma, come è poi appunto la vicenda finale dell'ultimo periodo di Oscar Wilde, che ricordo muore nel 1900, cioè non entra nel nuovo secolo, è particolarmente importante e forse questo aspetto è stato un po' sottovalutato. Gira il mondo dal 10 al 16, è in tournée, veramente in un tour mondiale. Quando ritorna a Londra nel 1918, Jack Grain, che è una figura, era un impresario, un critico, un promotore della nuova drammaturgia, cioè il traduttore di Ibsen, oltre a essere un sodale del circolo di Wilde e quindi anche un rappresentante della queer culture, di cui tutto il circolo wildiano e quello che gli sopravvive, Robert Ross e così via, in qualche modo erano il riferimento. Jack Grain decide di riprendere per il suo Independent Theater, che lui aveva fondato, un teatro dove appunto si faceva drammaturgia contemporanea, quella che allora era la nuova drammaturgia, il nuovo dramma, Ibsen tra tutti, di cui lui è anche traduttore. Decide di rimettere in scena teatralmente, naturalmente il testo teatrale di Oscar Wilde, e chiede a Maud Allan di interpretare Salomè come attrice e lei accetta naturalmente perché le sembra un compimento quasi, e naturalmente questo provocò un grande casino, posso dirlo, si può dire un grande casino, perché vado avanti perché se no non io, fermatemi naturalmente, mi spiace, ma insomma qui veramente quando si rimettono le mani nella storia, nelle storie consolidate, e si ha l'impressione di poter far tornare visibile ciò che è rimasto fino ad ora invisibile, insomma i materiali che poi vengono fuori sono tantissimi. Quello che diciamo io voglio dirvi, purtroppo non vedo, ho questo, ah sì certo, posso, scusate, non vedevo il mio PowerPoint, ora lo vedo. Che cosa succede? Che un parlamentare indipendente, fascista, omofobo, ma estremamente scaltro, raccoglie un'informativa che gli viene mandata da una scrittrice anch'essa conservatrice, e dopo aver pubblicato un articolo nel quale di nuovo siamo in un'epoca che investe non solo le questioni della guerra ma anche la propaganda antigermanica, antitedesca di questi anni, ritira fuori una vecchia questione che era già degli anni, pensate, di Wilde, quindi molto prima e in tutt'altro contesto, cioè in epoca edoardiana. Questo fantomatico Black Book, che sarebbe stata una lista di 47.000 nomi di inglesi in mano ai tedeschi, e questi inglesi erano tutti depravati e passibili di ricatto a favore appunto della propaganda tedesca. Il 16 febbraio del 1918 pubblica questo articolo estremamente volgare dal titolo The Cult of the Clitoris, che è questo, oddio, vediamo se riesco, ecco sì. Che è questo: per essere un membro privato della performance di Maud Allan nella Salomè di Oscar Wilde bisogna scrivere alla signora Valletta al numero 9 di Duke Street. Se Scotland Yard avesse voglia di completare la lista di questi membri, non c'è dubbio che con sicurezza i nomi di molti di questi sarebbero i primi di quella famosa fantomatica lista di 47.000. È davvero uno spauracchio politico della propaganda ovviamente omofobica, antisemita, anti, come vi ho detto, tedesca, che alimenta già da decenni, tanto che lo stesso Oscar Wilde vi cadde, cioè
il disgraziato che fu il responsabile della sfortuna di Oscar Wilde, in realtà l'unica volta che scrisse una lettera sincera è la volta che poi questa lettera non fu pubblicata, ed è una lettera che poi è stata distrutta e che è stata ritrovata in bozze molti, molti decenni dopo, nel quale lui ritira fuori questa questione, pensate, in difesa di Oscar Wilde, dicendo: Oscar Wilde è stato sacrificato per difendere un gruppo di persone che probabilmente fanno parte di quella lista. E Douglas in questo caso lo usa per difendere Wilde, ma in realtà Douglas è una figura estremamente complessa e che in qualche modo parteciperà anch'esso alla sventura di Modalla, ma che vi dirò fra poco. Molto, molto brevemente, perché invece è importante per noi Busoni, perché come vi ho detto è stato un grande didatta, e nella sua didattica immediatamente, cioè negli stessi anni in cui viene sperimentata in Germania, lui applica appunto il cosiddetto metodo naturale di Breithaupt. È un metodo basato essenzialmente sulla cosiddetta tecnica del peso, ovvero per la prima volta i virtuosi del pianoforte provano ad alleggerire il loro rapporto con la tastiera, perché attraverso questo alleggerimento si fa spazio a ciò che la musica in qualche modo dispone appunto in termini spaziali. E questo Busoni vi arriva attraverso appunto la sua pratica della trascrizione, intesa come una traduzione, non con un principio di rispetto dell'originalità, ma accettando l'idea che il passaggio da uno strumento come il clavicembalo a uno strumento come il pianoforte implica una traduzione, come il passaggio, quindi non neutrale, poetica, creativa, generativa, come il passaggio da una lingua all'altra. È molto importante, perché in questo passaggio, è lì in questo passaggio che si crea questa produzione di spazio, che poi produzione di spazio della musica, che sarà importante non solo per il modernismo musicale, ma anche per il modernismo. Ora qui potremmo sentire un pezzo di questa trascrizione dove è evidente, ma mi sembra che il tempo a disposizione non lo consenta. Però ecco, è questa lezione che Modalla raccoglie, ed nella comprensione di questa lezione trasforma una reazione interpretativa in un cambiamento di genere, in un cambiamento di genere, diciamo, esecutivo, non più pianista, ma danzatrice. In questo caso lo compriamo benissimo all'interno di questo bellissimo testo. Anche questo ci dice di Modalla, diciamo, la sua attenzione, la sua genialità, ma anche, come dire, il suo essere pronta ad affrontare le scene e a portare a compimento una forte intuizione che io immagino nel corpo essa aveva percepito in questo passaggio che le è in qualche modo sembrato non rinviabile. E dice proprio che quando lavora con un'orchestra, sì. Ok, no, ho sentito un ingresso. Lei appunto in questo testo racconta appunto questo suo passaggio, in qualche modo resta in secondo piano. Ovviamente noi dobbiamo comprenderlo. Questo testo che le scrive, My Life and Dancing, trentenne, è soltanto uno scritto promozionale affinché la sua presenza a Londra sia in qualche modo di rilievo. Lei, raccontando questo suo rapporto con la musica, insiste moltissimo sulla necessità che il danzatore, la danzatrice, ascolta, e ogni variazione dell'orchestra deve corrispondere in scena a una variazione di movimento, così come una parola detta in un tono nuovo durante una conversazione altera l'intero tenore del discorso. E questo ci dice la sua attenzione all'ascolto, ci dice della qualità radicale della sua attenzione all'ascolto in rapporto al suo movimento. Io penso che qui sia molto chiaro
questa pronuncia, quando lei dice il mio tentativo è stato quello di disperdere, to disperse proprio, utilizza questa parola, il ritmo armoniosamente sulla punta delle dita, delle mani e dei piedi. Cioè è evidente come questo passaggio dalla tecnica interpretativa del pianoforte attraverso la didattica radicale di Ferruccio Busoni la porta a una gestualità, manualità, che in qualche modo la fa staccare dal pianoforte. Questa tecnica naturale, senza peso, la conduce appunto a pensare, a ipotizzare, a programmare e a realizzare poi delle danze senza peso. E diventa veramente decisiva per la comprensione anche per la sua, come dire, pubblicistica lì, soprattutto in Inghilterra, quando lei poi va in tournée e, per esempio, il tipo di proposta che lei fa, quindi danzatrice libera, un programma fortemente erotizzato, come appunto questo The Vision of Salome, e così via, insomma, procura anche dei piccoli scandali, e come in questo caso che genera la pubblicazione di questo scritto. A Manchester non hanno dato il permesso affinché avvenisse la sua performance a causa appunto della nudità, e quindi a causa appunto di questa nudità che all'epoca era ritenuta inappropriata, come è capitato anche in molte recensioni. Diciamo, lei viene apostrofata appunto come un'interprete vestita, se no, nothing but a string of beads, cioè è vestita da nulla se non da un filo di perle, e naturalmente in questa sua esecuzione lei mette in campo non solo degli stereotipi razziali che però sono assunti come legittimi e quindi non sono declinati come una rottura, ma d'altra parte però attraverso questa non problematico orientalismo mette però all'opera una presenza che legittima la possibilità che una donna della middle class possa fare la danzatrice. Questo è molto importante perché è la connessione con il mondo delle suffragette e il superamento dell'immagine della nuova donna che in questi anni, è pieno il dibattito di questi anni. Però diciamo, dal punto di vista delle immagini, le immagini che comprovano appunto il mio tentativo di dare nuova lettura, ma che si basa esclusivamente su una più profonda comprensione di questa dimensione musicale da cui lei arriva e da cui in qualche modo si stacca, è questa feticizzazione dell'anatomia, sia delle mani naturalmente, che ovviamente viene raccontata come proverbiale, e dei piedi. E quindi che cosa resta? Resta esattamente oggi, probabilmente, questo dal quale noi possiamo ripartire. Io non vi so dire molto di più, però mi colpisce molto la presenza, insieme alle solite fotografie in cui il corpo viene esposto in una nudità che allude a una dimensione erotica che nasce in un contesto criminale, e non v'ho detto che quando esce questo orribile The Cult of the Clitoris, lei viene in qualche modo appunto, viene apostrofata appunto come essere una pervertita che fa parte di questa lista, e lei decise in modo assolutamente inappropriato portare a giudizio questo autore, e purtroppo il processo andò malissimo, tutto andò male in questo processo e lei lo perse. Ora si comincia a riflettere sul fatto che probabilmente lei è stata spinta a farlo dandole magari delle rassicurazioni. Non ho il tempo adesso di raccontarvi i circoli, soprattutto lesbici, a cui lei era, diciamo, in qualche modo ricondotta, però pare fosse molto vicina alla moglie del primo ministro, che era una notoriamente considerata sapphist, cioè una lesbica, insomma, quello che allora era il termine che si utilizzava per dire lesbica. Quindi la mia idea, io ne sono convinto di questo, probabilmente lei è stata assicurata che avrebbe vinto, ed era un modo soprattutto per il governo di far fuori un parlamentare indipendente che francamente rompeva le scatole e disturbava. Però purtroppo tutto andò storto, e quindi in qualche modo lei perse, e da lì incominciò, diciamo, il suo declino. È stato estremamente lungo, ma ve ne parlerò un'altra volta. Che cosa resta? Resta da una
parte, appunto, queste immagini che veramente mi travolgono e che io, non avendo studiato con Samantha Marenzi, però voglio farlo, giuro, poi i libri che ho a disposizione, così come il bellissimo libro di Debat, veramente mi aprono porte e spazi che però dentro i quali ancora non sono. Mi travolge molto questa feticitazione dei pezzi anatomici del corpo rispetto invece a delle narrazioni dell'immagine della ballerina a piedi nudi, invece più appunto a figura intera, dove conta l'interpretazione e non gli strumenti di lavoro. Qui è come se la pubblicizzazione della presenza di Maud Allan si concentrasse non soltanto su ciò che lei danzava, ma anche sugli strumenti che essa utilizzava, queste mani proverbiali da pianista, appunto noi diremmo oggi, è rimasto, non è il detto comune, che in qualche modo fanno da contraltare a questa grande polemica che nacque anche su... ovviamente sono tutte polemiche alimentate ad arte per attirare l'interesse e fare, successo per quasi 2 anni a Londra, lo comprendiamo molto bene. L'altro piano appunto di polemica è rispetto appunto a questo oggetto di scena, cioè la testa del Battista e la polemica, anche e la doppia polemica, da una parte sull'opportunità di utilizzare in scena una testa di colui che è stato il precursore naturalmente del Cristo, e dall'altra perché il culmine, il momento, l'apice, quello che tutti aspettavano quando andavano a vedere questo spettacolo, questa coreografia o questo programma, era appunto il momento in cui lei, nell'apoteosi della danza dei sette veli, nell'apoteosi musicale, bacia questo props, questo oggetto di scena, con un atto di vera e propria necrofilia. E questo atto di necrofilia viene ricollegato al mondo della perversione da cui proviene il martirio di Oscar Wilde. È molto importante perché, come vedete... Ovviamente qui dovremmo fare un'analisi, sarebbe interessante anche fare un'analisi sul corpo, perché certe fotografie fatte prima del tournée mondiale, del tour mondiale e dopo, presentano un corpo differente, anche le recensioni parlano di un corpo che si è in qualche modo appesantito. E il titolo di questo mio lungo intervento, e vado a conclusione, chiedo scusa per questo, che poi in realtà insomma è soltanto una ipotesi di lavoro, per questo mi piacerebbe avere delle indicazioni di metodologia, per una ulteriore, più profonda e più corretta comprensione di questi materiali, è appunto una pronuncia che è sempre in questo bellissimo testo biografico che sto traducendo, di cui sto facendo l'edizione commentata. Il termine ambiguo di picture, naturalmente, lei intende un dipinto, naturalmente, tuttavia i dipinti a cui lei attinge in età, quando si trovava a Berlino, ha fatto anche un viaggio in Italia, naturalmente, quindi è verosimile che avesse visto la Primavera di Botticelli, è verosimile che abbia visto la Botticelli dal vivo, però che continuamente poi ritorna nei suoi scritti, però anche, e qui non c'è il tempo di approfondirlo, però il far riferimento a questo dipinto a cui lei attinge nel tempo attraverso una fotografia, è una mia interpretazione, leggendo tutta la storia che parte dalla fine di Wilde, dalla ricezione di Oscar Wilde nel Novecento nelle Performing Arts, ha anche un sottotesto, questo fare riferimento allo studio della Primavera di Botticelli come un dipinto che per lei è stato appunto così vivido e bello che non ha potuto non provare emozione e da cui lei ha provato a riportare in vita la figura di quelle belle donne. È ovviamente, fa parte del linguaggio cifrato lesbico di quegli anni, cioè fare riferimento alla Primavera di Botticelli significa fare riferimento a un coté di persone che sanno che quel dipinto riguarda la bellezza del corpo femminile e di coloro, donne, che ne condividono il sapere. Chiudo mostrandovi molto, molto brevemente il costume di Salomè, che è rimasto ed è stato anche restaurato, e trovo particolarmente interessante che l'accesso che noi abbiamo a Maud Allan attraverso il suo corpo, attraverso questa erotizzazione che è avvenuta per quasi 20 anni nell'Inghilterra puritana e anche un po' cialtrona, perché in qualche modo ha costretto al sacrificio coloro che invece l'intero secolo lo hanno addirittura anticipato, ebbene noi possiamo avere accesso
penso adesso, attraverso il costume, a questa sparizione del corpo, finalmente liberato dall'eros dal punto di vista maschile, patriarcale, eterocentrato, fallocentrico, bla bla bla, e tuttavia però questo vuoto che rimane nella definizione del costume, che appunto è ancora oggi restaurato, appunto ancora molto problematico, perché appunto contiene un'appropriazione di elementi dell'orientalismo insieme all'immagine della femme fatale, però l'uso di indicatori della zona pelvica, questa ossessione delle perline, il costume, che è un costume ovviamente che nel movimento lasciava intravedere e metteva in forte evidenza tutto il corpo. Ecco, in questa assenza nuova del corpo, poi noi possiamo ricostituire tutta una probabilmente genealogia affettiva capace di riportare in questo vuoto quello che in fondo Modalen ha in senso più vero incarnato, cioè il superamento attraverso il corpo. La realtà del corpo, della dittatura della musica. Grazie. Grazie. Hai superato molto? Tu, povero sì, me. Sì, hai superato di molto, ma io non sono, vi avviso, io non sono capace di interrompervi, perché 20 minuti sono pochissimi, la regola dei convegni è infausta e io vi voglio sentire parlare, quindi cioè, mi interessa troppo, quindi ci perdoneranno scusa, comunque, le persone che ci ascoltano, ma ci sono dei discorsi che hanno bisogno di un tempo e quindi io, scusate, non sono proprio capace di entrare a gamba tesa, perché mi sembra davvero interessante e importante, soprattutto quello che tu dicevi di disseppellire. Ci sono delle storie sommerse, noi storici a volte abbiamo questa grazia, questo compito, questa missione, questa fortuna, no? Di trovare dei fili che veramente disseppelliscono delle esperienze che ci sono di grande insegnamento su moltissimi aspetti. Quindi grazie molte. Mi piace che abbiamo cominciato questa giornata dal punto di vista della storia della danza, cioè come uno storico della danza osserva le immagini, e questo è un insegnamento per tutti noi, perché poi lo storico della fotografia le guarda in un altro modo, ed è solo incrociando gli sguardi che noi possiamo veramente acquisire, no? Una profondità delle tematiche, cioè il lavoro collettivo da questo punto di vista e lo scambio è veramente estremamente prezioso. Faccio solo un minuscolo commento, che non riesco a trattenermi, perché l'immagine che ci hai fatto vedere delle braccia e dei frammenti di corpo, noi siamo abituati in fotografia a vedere il corpo frammentato tramite l'inquadratura, vedere il corpo frammentato invece proprio tramite i pezzi è veramente un tema su cui sarebbe molto interessante ragionare. Questo lo mettiamo in cantiere, come credo i tanti temi che usciranno, e ti ringrazio davvero tanto, Stefano. Allora, noi abbiamo fatto nel frattempo un cambiamento di ordine, e ringrazio molto Cosimo che parlerà al posto di Arianna, così abbiamo il tempo noi di programmare il PowerPoint di Arianna, tutto così. Allora, io presento Cosimo, e in effetti questo abbinamento invece, perché Cosimo invece viene da studi di storia della fotografia, o almeno una parte del suo percorso ha avuto un inizio, una traiettoria che arriva dall'altra direzione. E io lo dico subito, noi tutti siamo debitori a Cosimo Chiarelli per essere stato il pioniere degli studi dei rapporti tra teatro e fotografia. È stato uno dei primi, sì, ad essersene occupato, ad aver posto il problema e ad aver da subito installato, diciamo, questo campo di studi al confine tra le teorie e le pratiche, perché lui ha diretto insieme a Massimo, scusa, in questo momento mi dimentico il cognome di Massimo. Agus. Ecco, grazie, scusami. Però insomma, la direzione di un festival in cui si lavorava sulla fotografia di scena, c'era da subito un'attenzione a tutti gli aspetti della tematica, che non può essere solo una tematica osservata dal punto di vista dell'uso dei documenti fotografici, ma che invece si preoccupa dei processi di produzione, delle tecniche, dei contesti culturali in cui questi oggetti visivi vengono prodotti, come, dove, da chi. Allora, presento Cosimo in questi termini, cioè il pioniere di questo terreno di ricerca, e uno studioso anche che ha attraversato territori anche solo geograficamente molto diversi, quindi questo connota molto i nostri metodi di studio, no? Attraversare diversi contesti, anche banalmente universitari, cioè essere in
situazioni accademiche molto diverse tra loro. Cosimo ha insegnato storia della fotografia, se non sbaglio, sia a Firenze che a Pisa, poi è stato ricercatore a Lione, dove noi un po' di anni fa, e ancora lo ringrazio, ci siamo trovati per un convegno che lui aveva organizzato proprio sui rapporti tra teatro e fotografia, che era stata una prima bellissima occasione di incontro a livello europeo tra studiosi che si occupavano di questo. Ed è stato anche il contesto in cui ho conosciuto diverse delle persone che poi, Arianno per esempio, Novaga, l'ho incontrata lì per la prima volta. I convegni che a volte noi studiosi sentiamo come un compito da dover fare, invece certe volte sono proprio delle grandi occasioni di incontrare persone che si occupano delle stesse cose nostre da punti di vista diversi. Quindi animatore di una serie di progetti, poi dopo Lione lui adesso insegna a Lisbona, se non sbaglio, all'Università di Lisbona, con un progetto che si chiama Per Foto, Performing the Gaze, Crossing Between Photography and Theater in Portuguese and International Context. Quindi, diciamo, è veramente lo studioso di riferimento per molti di noi. In questa circostanza ci parla di una faccenda interessantissima, che è la dimensione dei fotolibri nell'esperienza di Maurizio Buscarino e Tadeusz Kantor. Il titolo del suo intervento è Monumento Kantor tra tre fotolibri di Maurizio Buscarino. Grazie Cosimo. Grazie a te, grazie per questa presentazione che davvero supera completamente tutti, come dire, non credo di avere tutti questi meriti, diciamo che è stato sempre una cosa interessante sviluppare queste ricerche e incrociare i percorsi di discipline, percorsi disciplinari differenti, ma insomma altre persone l'hanno fatto prima di me e molto meglio dopo di me, per cui insomma in ogni caso comunque grazie mille di questa presentazione molto lusinghiera e grazie naturalmente a te ma anche a Giordana, Francesca e Simona per questa bellissima giornata che si annuncia già per quello che abbiamo sentito e per quello che è nel programma come una giornata veramente molto stimolante. E grazie anche per avermi dato, diciamo, questa occasione di ritornare in parte a contemporaneamente a ritornare sul lavoro di un fotografo che io stimo molto, ma che naturalmente è molto importante per tutti noi, come Buscarino, ma anche di darmi il pretesto per cominciare un discorso che secondo me deve essere ampliato, deve essere sviluppato in modo decisamente sistematico, che è appunto quello dei fotolibri o dei libri di fotografia di argomento teatrale, che è un argomento, dicevo, abbastanza vasto e non ben delineato in termini metodologici e che appunto ha bisogno probabilmente di una maggiore attenzione. E per questo, diciamo, all'incrocio tra queste due, da questi due argomenti, vorrei vedere alcuni fotolibri, mi ero proposto di vedere alcuni fotolibri di Maurizio Buscarino dedicati a Kantor. Purtroppo, come vedrete, il tempo che mi ero preso per analizzarli era decisamente esagerato e quindi nel giro degli ultimi giorni ho dovuto tentare di restringerli, ma parlerò finalmente soltanto di due di questi libri e che non sono neanche quelli, peraltro non tutti quelli che erano annunciati nell'abstract che avevo inviato. Quindi provo adesso a condividere lo schermo sperando di avere fortuna perché non l'ho provato, ma mi sembra di sì che funzioni. Molto bene. E comincio appunto il mio intervento che anche per ragione di tempo preferisco leggere per evitare di disperdermi troppo. Scusatemi, non ho molta voce, ma appunto mal di stagione
Anche in Portogallo il clima non è così buono, anche se devo dire mi sono raffreddato in Italia la settimana scorsa durante un passaggio in Italia, ma questo vabbè. Dicevo, è il 1978, Maurizio Buscarino ha 34 anni e già da qualche tempo, in uno slancio di rivolta ideologica, ha fatto la scelta radicale di abbandonare una carriera professionale ben avviata in una multinazionale farmaceutica per dedicarsi interamente alla fotografia e in particolare alla fotografia di teatro. L'incontro fortuito e folgorante qualche anno prima con l'Odin Theatret di Eugenio Barba gli aveva fatto percepire, che sono parole sue, nell'universo marginale alternativo della comunità teatrale una dimensione di resistenza simbolica diversa dalla lotta politica e più adatta alle sue esigenze spirituali. Da allora aveva iniziato un lungo percorso personale di esplorazione delle diverse esperienze del cosiddetto terzo teatro, di cui l'Italia all'epoca era particolarmente ricca. Nel mese di gennaio di quell'anno, Buscarino assiste con un certo scetticismo, a dire il vero, e quasi controvoglia, nella saletta del Centro di Ricerca per il Teatro, il CRT di Milano, ad una rappresentazione della Classe Morta di Tadeusz Kantor, che per lui è una vera rivelazione. In più occasioni e con più o meno ampiezza di testi, negli scritti che accompagnano spesso il suo lavoro fotografico, è ritornato su questo episodio. E qui cito una breve sua testimonianza. Alla prima della Classe Morta, in quella sala prestata all'interno di una scuola, eravamo non più di 40 persone. Stavo tra il pubblico, seduto per terra. La luce era molto faticosa, quasi impossibile per la fotografia. In più, quello spettacolo mi trascinava dentro il suo valzer. Mi succede raramente e dovevo continuamente riprendermi dallo sforzo di mantenere il mio sguardo esterno e, in un certo senso, predatorio. In effetti, le poche fotografie realizzate in quell'occasione, con grande fatica tecnica, ma soprattutto emozionale, immagini estremamente contrastate, quasi violente, con la pellicola tirata al massimo e una messa a fuoco limitata e senza profondità, sono le uniche della Classe Morta presenti nel suo archivio. Rappresentano tuttavia il nucleo iniziale di un intenso legame con il drammaturgo polacco, basato su una grande stima reciproca e una comune visione del teatro, ma anche della fotografia, come drammatica metafora esistenziale. Un rapporto che si consolida in occasione delle successive creazioni di Kantor e che continua anche dopo la morte dell'artista nel 1990 attraverso la progettazione e la realizzazione di una serie di mostre, di presentazioni e soprattutto di importanti libri fotografici, alcuni dei quali sono, o dovevano essere, l'oggetto principale di questo intervento e rappresentano nella loro diversità un primo tentativo appunto di sondare e di approfondire una categoria editoriale più generale, quella appunto dei libri fotografici di teatro, che mi pare fondamentale tanto per la storia della fotografia, tanto per la storia del teatro che per quella della fotografia. E veniamo dunque a una prima definizione di questo ambito del fotolibro, del libro fotografico, inteso tra documento e performance. Rimasto per lungo tempo ai margini della cultura fotografica, in favore di altre tipologie visuali, quali la stampa da esposizione o il documento d'archivio singolo, isolato, l'oggetto libro fotografico gode oggi evidentemente di una significativa ripresa di interesse, forse anche in opposizione alla progressiva smaterializzazione dell'immagine indotta dal tornante digitale. Pur in assenza di una definizione unanime riguardo al suo statuto oggettivo, che alcuni riservano ai soli libri d'artista, mentre altri una tipologia molto più vasta di progetti editoriali come catalogo di esposizioni o monografie,
e senza un accordo preciso anche neppure se riguarda i limiti cronologici di affermazione di questo genere specifico, che di nuovo alcuni fissano solo agli sviluppi tipografici del secondo dopoguerra, mentre altri anticipano addirittura agli esordi della fotografia, il libro fotografico o photobook, nella sua variante internazionale, ma anche su questo, questo uso terminologico esiste un grande dibattito tra photobook, fotolibro, libro fotografico, e effettivamente che è difficile da risolvere, è divenuto comunque questo oggetto un oggetto privilegiato di collezione, prima ancora che di studio, dando origine ad un numero crescente di pubblicazioni dedicate e di repertori generali o tematici, come questo principale che è esposto qui, a cura di Martin Parre e Gary Badger, che ha contribuito ad alimentare un vero e proprio mercato, ma che non è stato accompagnato, a mio avviso, ancora da un serio lavoro di approfondimento critico e di interpretazione. Nello specifico dei libri fotografici di soggetto teatrale, poi, questa lacuna appare ancora più vistosa. Tra le centinaia di titoli compresi nei principali repertori editoriali, i volumi dedicati a questi argomenti sono davvero rarissimi, e tra questi, appunto, anche solo in questa compilazione di Parre Badge, mi sembra che se ne possano trovare due, di cui il celebre Ballet di Brodovich, che è già stato in qualche modo citato, ma anche in altre raccolte comunque siamo in questi termini. E per quanto ci risulta, comunque, l'unico tentativo di disamina tentativo di sistematizzazione tipologica specifica per questo genere di volume risulta da un'esposizione realizzata nel 2013 in Brasile a cura di Amir Kador, sebbene sia orientata esclusivamente alla pratica del libro d'artista di esponenti della performance art. Quindi di un ambito leggermente e sottilmente separato da quello che ci interessa più nello specifico. Eppure il libro fotografico, in quanto oggetto in sé, intrattiene una relazione intrinseca, decisamente privilegiata, con il teatro e con la teatralità, il libro, il photobook in generale. Infatti, una delle prime e più ampiamente citate definizioni di photobook, quella del critico olandese Ralph Prins, fa esplicito riferimento proprio a questi aspetti, dicendo, quando scrive, un libro fotografico è una forma di arte autonoma, paragonabile a una scultura, ad una rappresentazione teatrale o a un film. Le fotografie perdono il loro carattere fotografico come cose in sé e diventano parti, tradotte in inchiostro da stampa, di un evento drammatico chiamato libro, e che naturalmente il dramatic event qui si riferisce, cioè fa riferimento alla dimensione teatrale, drammaturgica. Quindi una ricognizione e una sistematizzazione tipologica di questo genere specifico di libro fotografico appare dunque necessaria, oltre che molto stimolante, nella prospettiva, come dicevo, sia degli studi teatrali che della storia della fotografia. Oggetto ibrido di confine, il libro fotografico del teatro, nella sua declinazione più ampia, esiste probabilmente fin dalle origini della fotografia, erede e in continuità con altre tipologie di libri illustrati e di serie iconografiche. La prima tradotta in incisione o applicata direttamente tra i fogli di un album editoriale, la fotografia ha rapidamente colonizzato la pagina del libro,
in alcuni casi con una straordinaria coerenza grafica e visuale che ne certificano appunto l'unità e l'autonomia necessaria per essere inclusi in questa categoria, se vogliamo cercare di definirla. Il fotolibro di teatro si sviluppa poi sistematicamente nell'era fotomeccanica, seguendo le tendenze economiche, estetiche e culturali del tempo, ma anche secondo le pratiche e le funzioni specifiche che gli sono attribuite dalla comunità teatrale e fotografica. Oltre al genere del libro d'artista, è possibile dunque includere nella categoria di questi libri fotografici, senza pretesa di essere esaustivi, anche alcuni programmi di sala, cataloghi di esposizione, partiture teatrali, quaderni di regia o monografie diverse. A fronte dunque di questa ampia gamma di possibilità, appare lecito chiedersi allora quali siano i criteri che permettono di definire i limiti di questa categoria. In relazione da una parte agli altri libri di teatro semplicemente illustrati con la fotografia e di libri fotografici non specificamente teatrali. Mi pare, ancora una volta, senza voler essere definitivo, che oltre ai criteri condivisi che qualificano in generale il fotolibro, il fotobook, ovvero la centralità dell'immagine nella concezione dell'opera, l'unità e l'autonomia progettuale, la coerenza drammaturgica o stilistica della sequenza visuale più della singola immagine, il genere del libro fotografico di teatro possegga alcuni tratti distintivi propri che permettono in qualche modo di delineare meglio questa categoria. Il primo e più importante di tutti consiste nella relazione ineludibile con la performance e con la sua memoria. Una constatazione all'apparenza ovvia, ma delle conseguenze tutt'altro che scontate. Questa relazione nel libro fotografico può riguardare una sola performance o un solo spettacolo o più di una, collegate tra loro da una certa unità stilistica, sia del fotografo, del regista, del teatro. Al limite, anche se questi non sono i casi che ci interessano in questo specifico momento, la relazione può essere anche indiretta e il libro non contenere propriamente fotografie di scena, ma ad esempio ritratti d'attore o fotografie di ambiente o atmosfere periferiche rispetto all'evento teatrale. Permane tuttavia indelebile una traccia della memoria della performance. Conseguenza diretta di questo primo punto è il diverso grado di aderenza o interpretazione dell'evento teatrale, che non riguarda solo la cifra stilistica più o meno documentaria del fotografo che si esprime meglio nella singola immagine, ma più concretamente la ricostruzione messa in sequenza dello spettacolo sulla pagina. Sebbene nessun libro possa essere la trascrizione esatta dell'evento teatrale, secondo il modello ideale concepito a suo tempo da Ugo Mulas e Giorgio Streller e a sua volta erede dei model booker dei brechtiani, la sequenzialità e il ritmo originario dello spettacolo sono oggetto sempre di deviazioni, di contrazioni e rielaborazioni più o meno evidenti, che sono spesso il segno di una volontà di riscrittura autonoma dell'evento. Il diverso grado di scostamento dall'originale può inoltre essere sottolineato dalla presenza o meno del testo, sia esso quello della pièce originale, della partitura scenica dello spettacolo, desunta dello spettacolo, o di un commento originale adattato all'andamento proprio della sequenza visiva. In effetti, in questo specifico genere di libro fotografico, il rapporto immagine-testo rappresenta un altro tratto decisamente caratteristico, con un'articolazione molto più densa rispetto ad altre tipologie di fotolibri e che è necessario tenere presente nelle valutazioni e nelle analisi. Infine, e strettamente connesso con tutti questi punti, appare del tutto evidente che il libro fotografico di teatro possiede una natura intrinsecamente collaborativa. Anche quando segna intenzionalmente l'affermazione di uno sguardo fotografico d'autore sul teatro
Il libro rappresenta sempre un luogo di incontro e un campo di forze al quale partecipano direttamente o indirettamente molteplici soggetti, dal fotografo al drammaturgo, dal regista all'attore fino al grafico e all'editore, naturalmente. La negoziazione dello sguardo, che in realtà è già implicita in tutta la fotografia di teatro, è amplificata nella messa in pagina del libro fotografico in forme sempre diverse e imprevedibili, che ripropongono dinamiche e strategie analoghe ai processi di creazione performativa, eventualmente ridimensionandone gli equilibri interni. Forma d'arte autonoma, dunque, ma anche luogo di ripetizione, rimediazione, di reenactment della performance, il libro fotografico di teatro intrattiene quindi a sua volta una relazione molto prossima con la performatività, con il concetto di performatività. E per chiudere questa parte, il riferimento è naturalmente all'articolo di Ausland sulla performatività della documentazione performativa, che anche se non tratta strettamente del libro fotografico, è sicuramente la base di riflessione, rappresenta una base di riflessione particolarmente importante per questa definizione di questo genere. E torniamo dunque a, dopo questa lunga premessa di contesto, torniamo dunque al rapporto tra Boscarino e Cantor e appunto all'analisi di alcuni torniamo dunque a Boscarino e Cantor e all'analisi di questi alcuni libri fotografici che lo rappresentano. Dicevamo all'inizio della scoperta folgorante della classe morta da parte di Boscarino, in realtà però l'incontro reale tra i due avviene solamente alcuni anni più tardi, nel 1980, quando Cantor è a Firenze, ospite della regione toscana, per una residenza artistica in preparazione dello spettacolo Via Loppolle di Loppolle, e invita Boscarino a partecipare, insieme ad altri fotografi, ad una mostra dedicata appunto alla classe morta, che si deve realizzare in occasione della prima del nuovo spettacolo. La mostra alla fine sarà realizzata, ma solo con le fotografie di Boscarino, che nel frattempo ha anche cominciato a frequentare con una certa assiduità e a fotografare le prove dello spettacolo in cantiere. Così, nel 1981, escono in perfetta concomitanza, tutte e due nel settembre del 1981, due volumi con le immagini del fotografo dedicati al teatro di Cantor. Il libro sulla classe morta, pubblicato da Feltrinelli, che rappresenta in qualche modo anche il catalogo, seppure tardivo, della mostra, e Via Loppolle, che invece, pubblicato da Ubu Libri, che invece è la partitura scenica del nuovo spettacolo. Si tratta di oggetti molto diversi tra loro, non solo per soggetto, ma anche per il formato, anche se da questa immagine possono sembrare simili. Questo è La classe morta, piccolissimo libro, questo è Via Loppolle è un po' un libro molto più grande, appunto non solo per il formato ma soprattutto anche per la funzione e per la destinazione d'uso, e proprio per questo può essere interessante come caso di studio e analizzarli in parallelo, almeno affrontarli in parallelo. La classe morta, dicevamo, è un piccolo libro di un centinaio di pagine in formato tascabile, contenente una selezione di 48 fotografie dello spettacolo realizzato da Boscarino. È pubblicato da Feltrinelli nella collezione popolare di libri tascabili, appunto, dell'Universale Economica, che è una collana generalista, ma molto orientata tuttavia alla letteratura e alla saggistica sociologica, per cui la presenza, diciamo, in questo contesto del libro di Boscarino rappresenta pertanto già una vistosa eccezione
nel panorama editoriale dei libri fotografici. Ciononostante, e malgrado la non eccellente qualità delle riproduzioni e soprattutto delle pessime fotografie che vi sto mostrando, e questo mi scuso se per caso Buscarino vedrà mai questo intervento, immagino che sarà mi starà folgorando da tutti. Vabbè. Dicevo, costituisce però un modello esemplare ed emblematico di fotolibro teatrale, in virtù anche della combinazione decisamente originale di elementi distinti che derivano da un incrocio originale di elementi visuali, testuali e performativi. Infatti, all'interno del volume, le immagini, che sono in grande maggioranza di formato orizzontale, sono stampate solo sulla pagina destra e accompagnate sulla sinistra da un breve, più o meno breve, testo di didascalia elaborato appositamente da Cantor in una sequenza narrativa che scrive anche la prefazione in forma di poema del volume, nella quale sottolinea la grande abilità del fotografo e dice: studioso accurato di quella terra assolutamente inespugnabile e misteriosa, il passato dell'infanzia esatto e magistrale anatomista. Sebbene siano numerate per sequenze, l'articolazione delle immagini non segue del tutto la partizione scenica dello spettacolo originale. Vi si trovano infatti omissioni, compressioni o al contrario delle amplificazioni in funzione della scelta, forse anche della disponibilità. Ricordiamoci che questo lavoro risulta da un'unica sessione fotografica realizzata in quella prima occasione di rappresentazione delle immagini. Vi si trovano anche delle inversioni rispetto al testo originale. Non si tratta dunque di una pedissequa trascrizione visiva, ma al contrario di una vera e propria riscrittura editoriale dello spettacolo, che i commenti testuali di Cantor contribuiscono a rendere coerente e omogenea. E qui, appunto, solo per mostrare alcune delle immagini di questo volume. Avrei dovuto farle passare. A differenza della classe morta, in Via Le Pol, l'autore è chiaramente Cantor. Il volume ha infatti la funzione primaria di pubblicare il testo della partitura dello spettacolo, accompagnato da commenti e note di regia e altri materiali e riflessioni sul teatro, come si vede dall'indice, dal sommario che è qui riprodotto. Le immagini, nel risvolto di copertina del volume, sono presentate come una ricchissima galleria di immagini fotografiche che completano visivamente la documentazione dello spettacolo. E la qualità, in effetti, delle immagini selezionate, molto più ricche di dettagli e di movimento rispetto a quelle della classe morta, suggeriscono in effetti un valore maggiormente documentario di queste immagini. Tuttavia, il formato grande e quadrotto del libro, che è molto più adatto al catalogo fotografico rispetto, per esempio, al piccolo libro di Feltrinelli, contribuisce a mettere particolarmente in valore la dimensione fotografica. Inoltre, la distribuzione delle immagini, che seguono l'intero corpo del volume in alternanza col testo, sono posizionate prevalentemente sulla pagina destra, anche in questo caso dando maggiore visibilità all'immagine, e parrebbero ad una prima impressione accompagnare e illustrare direttamente il testo al lato. Si tratta tuttavia di un'impressione errata e fuorviante che rischia di indurre in confusione. Infatti la sequenza visiva
sebbene rispetti sommariamente, anche in questo caso, lo svolgimento e lo spettacolo di Cantor, procede tuttavia con un ritmo totalmente proprio, svincolato dai tempi del testo, con grandi salti temporali, anche in questo caso, contrazioni, pause su momenti di particolare interesse proprio del fotografo, e naturalmente è uno spettacolo questo in cui la fotografia ha un ruolo particolare proprio anche a livello drammaturgico, che sono centrali alla poetica del dramma, ma anche di Buscarino, oppure anche in questo caso delle accelerazioni o dei momenti estremamente ravvicinati, come questa sequenza che conclude quasi conclusiva dello spettacolo, che è appunto riprodotta in immagini sequenziali molto ravvicinate. Se non proprio una lettura alternativa dello spettacolo, certamente è una lettura indipendente dalla partitura testuale e rappresenta quasi un contrappunto che induce ad una lettura parallela dei due discorsi, quello del testo e quello delle immagini, che infatti scavalcano senza soluzione di continuità la fine della partitura testuale, per continuare nella sezione delle note di regia, seguite in un continuum dalla riproduzione appunto dei bozzetti e dei disegni del regista polacco. Questi due volumi, chiaramente distinti nella funzione e nelle intenzioni, uno dichiaratamente libro fotografico di Buscarino, quello di Feltrinelli, e l'altro libro di Cantor illustrato delle fotografie di Buscarino, finiscono però quindi per incrociare le loro strategie, offrendo entrambi alla fotografia una dimensione centrale e autonoma di fotolibro. Questi due libri sono inoltre gli unici, se non sbaglio, realizzati da Buscarino durante la vita di Cantor, e che muore nel 1990, ma saranno seguiti in anni più recenti da almeno tre volumi di grande formato e di grande impegno anche visuale, nelle quali queste stesse immagini e le altre realizzate in occasione delle successive creazioni sono riprese, rimontate e presentate in una prospettiva nuova. E qui appunto è il Circo della Morte del 1997, Cantor del 2002 e recentissimo il volume In Cantor, un piccolo pugno di dolenti commedianti pubblicato dalla casa Usher nel 2018, in cui con un progressivo, diciamo, aumento anche numerico delle immagini fotografiche del volume, si arriva a più di 200 nell'ultimo volume, le sono rimontate e presentate in una prospettiva nuova che trascende in modo sempre più evidente la distinzione dei singoli spettacoli, per approdare ad una sintesi monumentale dello spirito profondo del teatro di Cantor. Ognuno di questi libri fotografici rappresenta inoltre per il fotografo l'occasione per reinterrogare l'archivio e rinnovare in un dialogo ininterrotto la memoria del teatro di Cantor, ma anche il momento per ripensare in un processo continuo la propria visione d'autore e il proprio rapporto con la fotografia di teatro, con la fotografia e il teatro. Ma questo argomento, appunto, dato i tempi che già ho sforato, ho deciso di riservarlo soltanto al testo degli atti, che mi scuso, non sono ancora pronti, ma saranno pronti a breve. Grazie mille. Grazie a te, Cosimo. Io ho deciso, vi proporrò di fare un after hour di questo convegno, faremo una coda, una scia, perché insomma sarebbe interessante poi prenderci un tempo di discussione. Io mi limito a estrarre delle tematiche che mi sembrano trasversali e che potrebbero poi essere oggetto di una serie di dialoghi tra di noi. Sono questa cosa interessantissima delle collocazioni editoriali, no? di questi oggetti, la cui definizione merita
concordo pienamente, merita uno studio e una metodologia, una terminologia anche tutta da definire. Io ringrazio moltissimo Cosimo. A questo punto, visto che noi ci siamo presi un tempo di cui evidentemente avevamo bisogno, io salterei la questione domande, non perché non voglia lasciare spazio, ma perché magari possiamo intanto raccoglierne alcune via chat, se sono cose sintetiche, potete, chi ci ascolta le può scrivere e magari alla fine facciamo un momento dialogico se ne abbiamo il tempo, ma insomma il tempo ce lo costruiamo per come ci serve in questo dialogo. Quindi io direi che vi presento un contributo invece di presentazione. Come avete letto dal programma, questo convegno alterna appunto le relazioni a dialoghi, di cui avremo due, diciamo, esperienze in coda, sia alla sessione della mattina che a quella del pomeriggio, e poi delle presentazioni di progetti che rispondono un po' alla questione che sollevava Stefano all'inizio sulla metodologia, su come si studia questa roba. Chiaramente non abbiamo risposte, abbiamo esercizi che possiamo condividere e sono un po' degli esercizi che noi facciamo con il gruppo di ricerca, sperimentando dei percorsi, delle modalità, delle possibilità che poi spesso ci trascinano in direzioni inaspettate che non avevamo per niente previsto, ed è esattamente quello che noi speriamo che accada studiando, no? Di essere spostate anche solo provvisoriamente dai nostri punti di vista. Allora, questi contributi noi li abbiamo registrati qui a Officine, ci piaceva mostrarvi i luoghi, gli aspetti, i momenti di lavoro. Vi introduco molto brevemente la prima presentazione che vedete, che è quella del nostro progetto di un atlante della fotografia di danza. Alcuni di voi hanno già visto, sentito parlare di questo progetto che ha assunto diverse forme, di cui nelle presentazioni nell'arco della giornata sarà dato conto. E lo presentano Simona Silvestri e Francesca Pietrisanti. Entrambi i progetti sono animati da tutte noi quattro, diciamo, con anche delle collaborazioni esterne di studentesse ed ex studentesse del DAMS che ci aiutano sotto diversi aspetti, però diciamo in questo momento il nucleo di lavoro su questo progetto di Atlante siamo noi quattro. Ve ne parlano Simona e Francesca spiegandovi gli aspetti, diciamo, sia di metodo che di prospettiva che noi adottiamo in questo grande esercizio, che è un esercizio di studio ma è anche un esercizio di creazione. Vi facciamo vedere la presentazione. L'Atlante della fotografia di danza è un progetto che nasce nel 2018 nell'ambito del corso di iconografia del teatro e della danza di Samantha Marenzi al DAMS di Roma 3, in un periodo in cui lei aveva appena finito la stesura del volume Immagini danza e contestualmente si andava formando un gruppo di studentesse che per le proprie tesi aveva avuto modo di lavorare su alcuni casi specifici e relazioni che interrogavano il rapporto tra fotografia e danza. E successivamente si sono unite al gruppo delle allieve di Officine Fotografiche. Avevamo tutti una formazione duplice, al di là dei propri campi di ricerca, sia teorica che pratica, e questo sicuramente era un elemento che ci univa in una certa direzione di lavoro. Soprattutto ci univa anche il fatto di aver semplicemente scoperto ed essere rimasti affascinati e appassionandoci dal fatto di appunto aver scoperto la fotografia come sia documento per studiare la danza e documento della danza come ricognizione e testimonianza di stili, codici coreutici e immaginari e visioni della danza del Novecento, che della fotografia come creazione artistica indipendente al di là del contenuto raffigurato. Quindi con il gruppo della fotografia di danza volevamo farci di questo duplice aspetto, ovvero sia per quanto riguarda l'ambiente del fotografo che del danzatore, che soprattutto da ciò che succede e viene scaturito dall'incontro di queste due figure. Quindi da quando un corpo che danza passa davanti all'obiettivo di un fotografo, al di là diciamo delle declinazioni e delle destinazioni di questa relazione, e viceversa di cosa succede quando un fotografo entra in un ritmo con il danzatore e lo traspone, lo modifica, lo ricrea attraverso un altro linguaggio tecnico e espressivo.
Quindi cosa succede da questo incontro quando il fotografo anche compartecipa alla generazione della dimensione espressiva del corpo del danzatore? Quindi questa relazione, questa membrana che si crea e diciamo vive all'interno della fotografia, creava ovviamente sia delle problematiche, delle questioni specifiche sul contesto, sulla storia proprio in cui si inserisce la produzione di questa fotografia, quindi specifico al rapporto fra fotografo e danzatore in questione, che problematiche generali che interrogavano appunto il rapporto più complessivo tra il linguaggio della fotografia e il linguaggio della danza. Non sapevamo ancora all'inizio come dare forma a questo, diciamo, a un eventuale metodo, a una strategia di ricerca in questo campo, e quindi la prima attività in cui ci dedichiamo tutti insieme è una ricerca bibliografica su chi prima di noi ha trattato questo campo di ricerca che si andava formando e che aveva ancora che aveva dei buchi e che ha tuttora dei buchi di studio. Si forma così, diciamo, raccogliamo un'enorme mole di materiale di diversa natura, dai cataloghi fotografici specifici di alcuni fotografi a articoli, volumi, che in un certo senso privilegiavano o un campo, quello della fotografia, o l'altro della danza, ma che non trovavano un punto di contatto, non venivano, come dire, interrogati nella loro fusione. Oltre a questa parte di lavoro c'era anche un accumulo iconografico da parte nostra, che iniziava naturalmente dalle ricerche, dalle tesi specifiche di ognuno e che poi agganciava via via come dire, altri incontri con fotografi che scoprivamo, con danzatori. Quindi la rete di relazioni si allargava sempre di più. Però sempre mancava un punto di raccordo che facesse della fotografia lo strumento e diciamo l'oggetto del nostro sguardo, in modo da relazionare queste due direzioni che stavamo prendendo. Appunto, volevamo che l'immagine fosse la lente, fosse il centro di questa tensione che si creava tra, come dire, tra appunto le problematiche che legavano i due ambienti. Anche perché appunto utilizzare la fotografia, farne l'oggetto del nostro sguardo, ma anche il metodo di ricerca, voleva dire creare un nucleo, un centro pulsante che tenesse insieme la pluralità di questioni che si sollevavano e che naturalmente mettevano in questione la natura variegata delle fonti fotografiche, dagli incontri nati per diciamo scopi promozionali e puramente commerciali, e invece gli incontri nati proprio come sperimentazione artistica, quindi su due poli totalmente diversi. Mancava ancora però un nucleo, il cuore, diciamo, di una strategia che tenesse insieme la pluralità di queste prospettive che riguardava sia il fotografo che il danzatore, ma anche i generi fotografici che attraversavano questi incontri, i temi che emergevano, le questioni formali, come dire, che riguardavano sia il fotografo che le questioni più della trasmissione degli stili di danza e delle tecniche specifiche, ma anche appunto come inserire poi queste relazioni all'interno di un contesto, di un luogo e di un periodo storico ben definito. E rintracciamo questo cuore nella forma Atlante, che diciamo ci permetteva di poter riproporre una configurazione di un metodo che fosse l'intersezione appunto di queste problematiche, ma che fosse anche reticolare, che potesse ramificare le questioni messe in campo e anche che fosse generativa, quindi potesse agganciarne delle nuove. Il processo dell'Atlante quindi si configura sia come teorico, trovando delle sintesi delle nostre ricerche nelle pubblicazioni, negli esiti delle ricerche, ma anche pratico, quindi che assume la forma visiva come linguaggio specifico, e questo ci permette tuttora di studiare le immagini
ed interrogarle sollecitandole da punti di vista. L'Atlante della fotografia di danza trova la sua configurazione vera e propria e dopo primi mesi di discussione e di azione nell'agosto del 2019 a Toscania. E durante 5 giornate di laboratorio che vengono tenute al Teatro della Lupa, che è uno spazio che da anni ospita mostre, laboratori appunto e performance, e che attualmente è gestito dall'Associazione Le Decadi. E lì a Toscania iniziò l'avventura dell'Atlante e in modo diverso, in un certo senso, anche l'avventura del gruppo di ricerca stesso. Quando la raccolta individuale di immagini e materiali di fotografie di danza, svolta, come diceva anche Simona, nei mesi precedenti, diventa la comune esplorazione di un repertorio fotografico e insieme la visualizzazione di un archivio potenziale, ma immaginario, impossibile ed eterogeneo. Immaginario impossibile perché disarticolato e frutto di fonti molto diverse tra loro, che sono fonti da archivi online, da archivi fisici, da libri fotografici, da riviste e materiali commerciali, o anche solo frutto dell'algoritmo che per correlazione permette di trovare delle immagini cercandone altre. Un archivio invece è appunto potenziale e eterogeneo perché è intrecciato su diversi piani, su quello cronologico, su quello formale e tematico, da immagini di diversa natura, sempre però nel campo della fotografia di danza. Lì alla Lupa, in quei giorni, la prima azione che viene prodotta dal gruppo in senso pratico è quella di ritagliare le fotografie che precedentemente erano state stampate sul supporto cartaceo. Questo atto di vederle spiccare dalla carta in quei momenti rende chiara a ciascuno di noi quella che poi sarebbe stata una diversa condizione del nostro stare e del nostro osservare per tutto il tempo successivo. La moltiplicazione di questi oggetti cartacei e fotografici, che ormai non si trovano più in un blocco di pagine ordinate, produce un cambiamento appunto di postura sia del corpo sia dello sguardo. E quando le fotografie che vengono disposte sul pavimento diventano un enorme campo da attraversare, da spostare e soprattutto un campo che non può essere più osservato nella sua sequenzialità, perché le immagini appunto sono disseminate ovunque e non possono più essere separate nello sguardo, ma devono essere guardate nella loro coesistenza nello spazio. E questa sarà una prima nota molto importante per i giorni successivi. A partire da questa disposizione cominciano a crearsi una serie di micro condensazioni che nascono dall'osservazione sia individuale sia di gruppo e da ricerche personali sia maturate precedentemente sia da suggestioni condivise in quella fase di lavoro e sono guidate da associazioni di tipo sia tematico, sia iconografico, sia morfologico. Il riferimento e le suggestioni di metodo sono sicuramente, con le dovute importanti differenze sia di contesto che di azione, al metodo di Abby Warburg e in questa prospettiva queste condensazioni vengono definite come pannelli. I pannelli sono per noi dei momenti di incontro, di scontro e di reazione tra diversi elementi che tra loro sono però sempre in tensione dialogica. Da Abby Warburg è tratta soprattutto l'idea e la nozione di movimento nella relazione tra le immagini, di indagine e di analisi delle condizioni materiali di spostamento delle immagini stesse e la consapevolezza che la questione delle immagini abbia sempre a che fare con la questione della sopravvivenza delle stesse immagini, immigrazioni e ritorni che sono sostanzialmente frutto sempre di spostamenti umani. E questo terreno di rivelazioni va a comporsi in quei giorni di tracce che sono associate per montaggio e sono esplicitate da titoli che tentano di essere la più sintetica ed efficace descrizione della ricerca specifica che è in atto in quel contesto e nel contesto generale di ricerca della fotografia di danza. E, negli ultimi giorni di laboratorio i pannelli assumono una forma sempre più conclusa e, sebbene provvisoria, e almeno in quella fase, è organizzata nello spazio per poter essere fruita da un pubblico esterno e nello specifico in una giornata di confronto mostra aperta che vede la presenza di Raimondo Guarino, di Marcello Sambati e di Stefano Geraci.
il momento che permette di far emergere sia limiti che potenziali di questa prima esperienza. Nei mesi successivi a quell'agosto del 2019 i pannelli diventano la formula di un metodo di ricerca che prosegue insieme al lavoro di ricognizione biografica che intanto era iniziato sul sito nato in quello stesso periodo e sui problemi della fotografia in rapporto alla danza, alla performatività e al movimento espressivo dei suoi soggetti e viceversa sui problemi della danza in rapporto alla sua rappresentazione per immagini. E ad oggi, dopo la produzione di pannelli digitali, che sono fasi più verticali delle ricerche individuali intraprese, come poi verrà raccontato nella seconda parte di questa giornata, l'esperienza dell'Atlante di Tuscania, resta non solo fondativa, ma necessaria ogni volta che si replica, come è successo quest'estate, a riaprire le finestre del progetto e a rinfrescare di volta in volta, un metodo. E l'immaginazione di quello stesso metodo, sempre nell'atto di una pratica comune. E il processo di creazione dei pannelli fisici e costruiti in fase di laboratorio collettivo continua a essere e a mostrare l'inquietudine necessaria alla ricerca e la problematizzazione di questioni e di certezze necessaria alla sua prosecuzione, così come la condivisione di prospettive di studio. Soprattutto in un'esperienza di formazione diversa, come quella che con del gruppo, che solo in un vero e proprio cantiere di ricerca possono sostanziarsi. Appunto, in questa seconda e ultima esperienza dell'Atlante svolta nell'agosto di quest'anno e dell'Atlante fisico e materiale a Toscania, la fotografia di danza è studiata e guardata in quei giorni con una consapevolezza diversa e con un diverso tempo di reazione anche dello sguardo e della sollecitazione visiva. Le fotografie, che vengono sempre spiccate dalla carta e sempre disposte in terra, vengono in quei giorni osservate e poi ricollocate per nuove associazioni, continuando sempre ad allenare lo sguardo in apparati di pensiero complessi, ma questa volta paradossalmente o anche indicativamente partendo da questioni molto più elementari, alcune tra le quali sono quelle che riguardano le tecniche fotografiche di raffigurazione della danza e come queste si relazionano al soggetto fotografato, oppure come la fotografia interpella la distinzione tra posa, azione e movimento, oppure ancora come nella fotografia si visualizza il ritmo del corpo nello spazio, o infine come si costruisce un personaggio pubblico sulla scena attraverso la sua immagine fotografica. E così i pannelli, come esiti, ma anche sempre come nuovi inizi, continuano ad essere un modo di guardare la fotografia e al soggetto della fotografia in modo mai distinto, ma sempre complementare, cercando di guardare appunto non indistintamente a questi due elementi, ma alla relazione tra loro. L'obiettivo è quello di continuare a mantenere la consapevolezza di un lavoro di ricerca che sia sempre una soglia e sia sempre anche un tentativo di debordare da quella soglia e anche che sia un atto che non si realizza solo perché qualcuno da una parte studia, ma perché qualcun altro nel frattempo sta ascoltando e sta producendo l'energia necessaria alla curiosità e la curiosità necessaria a proseguire la catena della condivisione dei saperi. Allora, io vi propongo una piccola pausa di una decina di minuti, ci prendiamo un caffè, sarebbe bellissimo prenderlo insieme. Invece riflettiamo su quello che abbiamo ascoltato. Ci vediamo alle 12:15 puntuali, riprendiamo con la seconda parte di questa mattinata. A tra poco, buon caffè. Eccoci, rieccoci. Allora, riprendo subito presentando Arianna Novaga, che ha una formazione per certi versi così simile alla mia. Noi ogni volta che ci vediamo ci scambiamo così, delle cose tecniche, la nostalgia della camera oscura, le pratiche fotografiche, perché in effetti lei viene non solo da studi di cultura visiva e anche di architettura, quindi tutto un approccio agli studi partito dalla prospettiva, diciamo, della cultura visiva, ma anche come pratica fotografica. Dopodiché, Arianna ha dedicato una tesi di dottorato, un lunghissimo studio, il rapporto tra teatro e fotografia, ma anche proprio dalla prospettiva
del teatro contemporaneo e della fotografia come strumento creativo della scrittura drammaturgica, dei processi di creazione dello spettacolo. Quindi una fotografia che non sta dall'altra parte della performance, diciamo, che non documenta, ma che partecipa ai processi. E infatti la proposta che ci fa oggi si muove in questo territorio interessantissimo in cui sono le due pratiche dei processi fotografici e delle pratiche performative a dialogare tra loro, a intrecciarsi. Io presento vi dico il titolo della sua presentazione, che è Portare fuori il corpo dalle immagini, uno studio preliminare sulla coreutica del gesto fotografico. Arianna ci darà lei indicazioni per mostrare le immagini che mandiamo noi da questa regia tecnologica. Scusateci se ci sono dei, insomma, ci rodiamo. Comunque, Arianna, tu tranquillamente dacci segnali su quello che vuoi vedere e sul ritmo con cui vuoi vedere le immagini. Grazie. Grazie mille, mi sentite? Sì, grazie a tutti per l'invito, grazie Samantha, grazie a tutte le organizzatrici e anche a Francesca che so che sta gestendo da remoto le mie problematiche tecniche di cui mi scuso, ma insomma so che ce la faremo. Allora, sì, hai detto giusto rispetto alla dimensione drammaturgica della fotografia all'interno delle arti performative, perché questo è un po' il terreno su cui mi sto muovendo da un po' di tempo, e nei miei studi, proprio anche sul ruolo della fotografia nell'ambito della scena teatrale performativa contemporanea, un'idea particolare mi ha pedinato nel corso del tempo. E quindi, grazie proprio a questa tua proposta di questo lavoro intrecciato tra danza e fotografia, ho deciso di dargli finalmente una forma. Comincio quindi subito contestualizzando l'idea rispetto ad una figura ben precisa che è quella del fotografo fotografante, l'ho chiamato, ovvero del fotografo nel momento in cui esegue lo scatto fotografico. Quindi vorrei avviare la mia riflessione proprio a partire da quest'idea. Possiamo già passare alla prima slide, grazie, perché nella prima slide ho appunto cercato di mettere a sistema quelli che sono un po' i pensieri più importanti dei grandi teorici della fotografia e che hanno molto influenzato il nostro modo di intendere contemporaneo questo tipo di arte, tecnica, disciplina, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Parto da una prima citazione, che è quella della ottima Susan Sontag, che nel suo libro On Photography dice: "L'aggressione è implicita in ogni uso della macchina fotografica. Sin dall'inizio la fotografia ha comportato la cattura del maggior numero possibile di soggetti. La macchina fotografica moderna viene venduta come arma predatrice", quindi sostanzialmente paragonabile a un'arma da fuoco. Quindi le variabili messe in campo dallo studio della Sontag sono molto esplicite. Lei parla di aggressione, di cattura, di preda. Questi sono termini precisi e determinanti, come dicevo, proprio per la narrazione corrente della figura del fotografo, che la Sontag già nel suo testo negli anni 60 all'incirca tratteggia proprio come un individuo bellicoso, prevaricatore, che possiede uno strumento sparante, quindi uno strumento usato per cacciare. Quindi l'atto del fotografare sostanzialmente è una sorta di ladrocinio, no? Perpetrato con violenza per arrivare a possedere, direi, seppur simbolicamente, l'oggetto. Il fotografo, dunque, è un cacciatore. Ciò che vede con i suoi occhi diviene un'esperienza da catturare, trasformare in immagine, e questo produce, dice ancora la Sontag, una sensazione di conoscenza e di potere prodotta proprio dalla conquista del bottino. Concetto questo condiviso anche da altri pensatori, dicevo, ad esempio il filosofo Wilhelm Flusser, il quale associa l'uomo con la macchina fotografica al bracconiere che si muove furtivamente nel mondo cercando la sua cacciagione nella giungla degli oggetti culturali. Quindi il suo gesto, il gesto del fotografare, analogamente a quanto affermato dalla Sontag, è peculiarmente predatorio. Lui dice infatti: "Se osserviamo i movimenti di un uomo munito di un apparecchio fotografico, abbiamo l'impressione di assistere ad un agguato. È l'antico gesto venatorio del cacciatore paleolitico nella tundra." Aggiunge anche altri termini come preda da acchiappare e abbattere in un lampo, proprio cito parole testuali nel suo libro Per una filosofia della fotografia, e quindi la dimensione predatoria anche in questo caso appunto è piuttosto chiara.
Idea condivisa peraltro anche da un altro importante autore che è Philippe Dubois, che nel suo libro L'atto fotografico sostiene che la fotografia è una rasoiata sul reale, cioè è un qualcosa che avviene nel qui e ora, come azione di prelievo si dà una volta sola in un sol colpo. Lui lo definisce un taglio ma anche un colpo, per cui un colpo di fucile, uno sparo, e talvolta la fotografia è persino una mitragliata paragonata all'atto sessuale. Ora, è chiaro che si delinea già da questa piccola digressione sulle dottrine teoretiche di più apprezzati pensatori contemporanei, si delinea proprio la figura di un homus photographicus come essere sparante, quindi dotato di un'arma, dicevamo, pronta a fare fuoco. E questo è uno stereotipo che ha configurato il paradigma odierno, a mio avviso, che è basato sostanzialmente anche nelle pratiche sull'idea un po' bressoniana di inseguire un'immagine, una preda e catturarla in un'immagine alla Sauvette. Mettiamo da parte per ora la questione della preda, ovvero che cosa la macchina fotografica capta e ingabbia nell'immagine, e consideriamo il modo in cui è inteso appunto il fotografo, la cui azione è puramente strumentale al raggiungimento del suo obiettivo primario, cioè la conquista. Questa è una visione data, direi quasi inossidabile, tra le cui pieghe affiora, a mio avviso, mi pare, un'assenza a dir poco significativa, una componente che io ritengo indispensabile del fare fotografia, che viene spesso lambita, per esempio Philippe Dubois ne parla nel suo libro, ma anche un po' ignorata, bistrattata, trascurata, ovvero quella che riguarda il corpo del fotografo. Un fotografo che non è evidentemente solo occhio, non è evidentemente solo cuore e cervello, per quanto allineati, e qui cito di nuovo Henri Cartier-Bresson, ma è un complesso olistico di parti che sono interamente coinvolte nell'impresa. Il fotografo è fatto di piedi, gambe, ginocchia, braccia, gomiti, busto, testa, collo, ok? È un sistema corpo che è necessario leggere nella sua totalità, nel suo darsi integralmente e compiutamente durante l'atto del fotografare. L'elaborazione di queste questioni mi ha spinto a cercare un supporto analitico delle traiettorie metodologiche, appunto, per ragionare meglio sulla tematica, e ho implementato un osservatorio critico a partire da alcune variabili ammissibili, a mio avviso, per poter predisporre un confronto diretto col tema del corpo del fotografo, in particolare attraverso la sua rappresentazione. E ammetto che l'immagine del fotografo nell'atto del fotografare non è particolarmente popolare, non è neanche particolarmente diffusa, ma setacciando nella promiscuità della rete sono riuscita a rintracciare molteplici campioni eterogenei che erano disseminati in modo scomposto tra siti e social network. E con un vero e proprio atto artistico di appropriazione in stile picture generation, ho prima organizzato un processo di perlustrazione e identificazione, in seguito di asportazione e trattamento di una collezione antologica che conta ad oggi oltre 500 fotografie ritraenti il fotografo fotografante, immagini che chiameremo da ora in poi corpografie. Possiamo andare avanti con la slide? Ok, grazie. Allora, i criteri, diciamo, selettivi che hanno orientato la mia scelta verso le corpografie che ho deciso di selezionare rappresentano anzitutto una fotografia di tipo vernacolare, ovvero non artefatta, non imposta, indipendente, privata, a suo modo ordinaria, direi, dal taglio descrittivo, talvolta didattico, una rappresentazione che non ha esplicite ambizioni artistiche ed è generata solo come testimonianza di un accadimento che rende protagonista il gesto del fotografo. E questi sono stati sostanzialmente i parametri che hanno fissato i confini del mio percorso esplorativo, che ovviamente è in divenire, ma che mi ha già dato la possibilità di impostare una serie di considerazioni preliminari. La prima riflessione riguarda la concezione autentica e popolare che caratterizza l'immaginario liberamente forgiatosi intorno al corpo dell'individuo fotografante, che spesso viene ritratto con intenti parodistici, talvolta con una curiosità un po' morbosa e più raramente con propositi estetizzanti. Ma in realtà quella che appare superficialmente un'attività futile o ludica, cioè riprendere il fotografo mentre fotografa, in fondo sembra più un atto di autocoscienza, è un osservarsi mentre ci si dà all'immagine, è un guardarsi guardare, per dirla alla Merleau-Ponty, una prospettiva fenomenologica.
La seconda considerazione riguarda l'attitudine generale del fotografo nella dinamica dello scatto, che è chiaramente di tipo isomorfico e che soprattutto tende a reiterarsi, al di là dell'oggetto che sta davanti all'obiettivo e del tempo-spazio in cui si configura. La ripetizione del gesto motorio elementare che si iscrive nello spazio induce a pensare che esista un'unità minima di movimento, direi, una sorta di modello, forse astratto, autodeterminato, compartecipato, ma che sicuramente non è appreso dogmaticamente secondo delle logiche assiomatiche, ma è piuttosto trasmesso, assorbito come concetto attraverso la memoria collettiva, nei limiti e nelle forme che il corpo può naturalmente assumere. Si tratta quindi di una sorta di saggezza pratica, potremmo dire, del corpo del fotografo, che non sembra acquisita attraverso una prossemica autocratica, ma che si organizza piuttosto secondo una precisa sintassi esecutiva, di cui plausibilmente si possono rintracciare i codici, come vedremo. E la terza e ultima considerazione riguarda la raffigurazione del corpo di questo homus photographicus, che in tutte le immagini raccolte esibisce e comprova una qualità del movimento che interessa ben più del singolo occhio e della testa che lo contiene, chiaramente. Perché risulta evidente in questo repertorio di casi che l'intera struttura fisica del soggetto è coinvolta nell'attività del fotografare e il corpo soprattutto, a mio avviso, si anima in una sorta di dinamica tersicorea che sembra seguire un misticorea. Scusa? Prego? No, chiedo scusa, è qualcuno che ha i microfoni accesi e a cui ho scritto in chat se è possibile spegnerli, per piacere. Chi è entrato adesso, se può mettere muto l'audio. Scusatemi. Niente, niente. Allora, dicevo che questa dinamica tersicorea sembra seguire quasi un andamento anche un po' misterioso e progressivo, al cui apice sta presumibilmente il click dell'indice sul pulsante di scatto. Ora, è innegabile già da queste brevi prime osservazioni quanto l'individuo fotografante, visto in questi termini, sia anzitutto uno specchio che riflette un'attitudine partecipata e condivisa tra fotografi, come sia anche una figura strutturata, animata da logiche subcoscienti di movimento che sono riferibili a un sistema di segni elaborati all'interno di un modello deterministico, ma soprattutto, come dicevo, la sua raffigurazione non lo presenta affatto nelle vesti di un cacciatore in cerca di un trofeo di cui impadronirsi, né tantomeno un dominatore aggressivo e armato in agguato, bensì come un corpo in movimento che cerca una precisa posizione nello spazio e che crea in esso architetture geometriche che sono persino armoniche. Il fotografo, insomma, non è un cacciatore, ma a mio avviso è un danzatore. Andiamo avanti con la slide. Vi mostro adesso molto brevemente una serie di esempi di quelle che ho chiamato appunto corpografie che mi sono servite in qualche modo a provare a verificare, no, questa mia teoria. Queste immagini sono state riunite, suddivise in classi formali, anzitutto, classi caratterizzate da un medesimo assetto posturale, e sono emersi immediatamente alcuni pattern che corrispondono proprio a degli schemi ricorrenti di comportamento. Un comportamento, dicevamo, che è culturalmente codificato, ma che apparentemente è assunto in risposta a un supposto soggetto. Il primo gruppo corpografico che vi mostro riguarda la cosiddetta genuflessione. L'unità di movimento è appunto il fotografo inginocchiato sulla gamba destra o sinistra, appoggia l'altro ginocchio a terra per trovare un equilibrio e permane nella posa fino al momento dello scatto dell'otturatore. La macchina fotografica è ovviamente sull'occhio e le braccia sono ripiegate ad angolo per sostenere o per far leva sull'apparecchio. Passiamo alla prossima slide. Grazie. La seconda classe corpografica riguarda la posizione distesa, qui ovviamente c'è una selezione delle immagini, in cui il fotografo è supino, prono o su di un fianco, sempre con l'apparecchio sull'occhio, si depone orizzontalmente sul suolo fino ad aderire quasi completamente alla superficie e al momento dello scatto talvolta deve puntellarsi con i gomiti o con una spalla per sollevare la testa e bilanciare l'assetto generale. Passiamo alla prossima slide, che è la slide chiamata ascese, in cui appunto il fotografo ricerca evidentemente un punto di vista rialzato, talvolta aereo, esige un distacco dal suolo e quindi usa dei supporti come le scalette a pioli, che sono molto ricorrenti nella mia collezione, oppure alberi, corde, argani. Ecco, la figura quindi si solleva
e può rimanere in posizione retta, reggendosi sulle gambe, oppure sedersi con le ginocchia piegate o stese. Andiamo avanti ancora con la prossima immagine, che è quella invece del gruppo corpografico delle cosiddette discese, che prevedono invece una calata del corpo verso il basso, no? Una sorta di atterraggio al suolo che non si conclude perché il corpo non raggiunge la posizione completamente distesa. E qui, insomma, abbiamo generalmente un appoggio sui gomiti aperti o chiusi che tende a schiacciare la parte anteriore del busto verso il suolo, mentre il settore dorsale e lombare restano sollevati spingendo sulle ginocchia o sui piedi. Ecco, vi mostro solo queste perché sono appunto le prime campionature di corpografia che ho realizzato e che poi ho messo a confronto e che reificano evidentemente la gamma di variazioni possibili a partire da un'unità di movimento basilare. A mio avviso si evince già da queste prime immagini messe a confronto appunto come ci sia un lessico gestuale definito in cui lo spazio personale del fotografo fotografante è agito secondo dei codici motori che sono formalmente standardizzati, ma nello stesso tempo sono anche liberi di modificarsi, per quanto non troppo, secondo le esigenze, creando e anche ridefinendo i propri limiti nella replica del gesto. È evidente come la macchina fotografica, l'apparecchio fotografico, qui sia lo strumento esosomatico che definisce proprio quasi la forma del corpo e il suo moto. Un moto che da meramente strumentale, come nel caso appunto dicevamo del fotografo inteso come cacciatore, diventa qui, a mio avviso, puramente espressivo, proprio come nella danza. A proposito di metodologia, il secondo passaggio che ho voluto sperimentare mi ha spinto a esaminare questi movimenti corporei, queste unità di movimento, da un punto di vista funzionale, per comprendere l'organizzazione della loro intelaiatura materiale nello spazio, ovvero quali geometrie strutturali e quali configurazioni vengono generate. E ho provato a sperimentare con risultati a mio avviso abbastanza apprezzabili la via del metodo labaniano, molto noto agli studiosi di danza per la sua formalizzazione teorica del linguaggio del corpo del danzatore naturalmente e per la relativa trascrizione grafica. Slide per favore, in cui faccio solo vedere brevemente una parte, diciamo così, della Labanotation, che è il metodo appunto di Laban, chiamato anche cinetografia labaniana, che consisteva in sintesi nel trasformare il gesto coreografico in un simbolo fisso e replicabile attraverso una figurazione geometrico astratta che poteva essere decifrata universalmente. Detto in altri termini, Laban sottrae la danza dalla sua dimensione effimera e irriproducibile e la converte in un'immagine tramandabile e comunicabile. E ogni gesto, ogni azione del danzatore, del corpo del danzatore, viene cristallizzato all'interno di una sagoma di base che è il rettangolo, che viene poi disegnato su di un piano e opportunamente variato nella forma e nel colore per produrre informazioni sulla dinamica del corpo, sulla sua posizione rispetto a un asse, sulla direzione delle linee, sul tempo dell'azione, eccetera. È un sistema molto complesso, che ha una logica molto complessa, che il nostro Laban riesce a sistematizzare cercando nei principi ordinatori, nelle forme della natura, nelle teorie musicali e pittoriche del tempo, ma anche nel pensiero classico e in particolare nella suddivisione dei poliedri regolari attribuita a Platone. Di questi poliedri, in particolare l'icosaedro, è per lui una forma molto importante perché costituisce un cristallo trasparente all'interno del quale si può conchiudere il movimento del corpo per evidenziarne i tracciati in forma di linee. Quindi Laban non fa altro che costruire questo oggetto, inserire il corpo umano al suo interno e studiarne le molteplici disposizioni secondo le lunghezze, le direzioni, le altezze, eccetera, in modo da compendiarne poi in qualche maniera le movenze in forma di linee grafiche. Questo è un esperimento che chi ha studiato storia della fotografia conosce bene perché è molto affine a quello che è stato realizzato nella seconda metà dell'Ottocento da Jules-Étienne Marais, ma ovviamente con fini molto diversi. Nella Labanotation inoltre c'è un'altra slide, se possiamo passare avanti. La rappresentazione del corpo del danzatore viene sintetizzata attraverso il disegno di una sorta di leve in equilibrio, potremmo dire, che assumono una posizione e una direzione nello spazio, creando dei veri e propri nessi grammaticali e sintattici molto interessanti di cui Laban parla in una branca dei suoi studi cosiddetta coreologica.
Quindi io ho provato ad assumere questi nessi grammaticali e sintattici e ho provato a cominciare a pensare di tracciare le medesime linee che usava Laban nel suo Laban Notation sulla corpografia, quindi sulla figura del fotografo fotografante, limitandomi per il momento, perché sono in una prima fase dello studio, ad una lettura a due dimensioni concentrata sul piano traverso inferiore, ovvero quello che riguarda le gambe e il busto. Se possiamo procedere con la slide, vi faccio vedere un gruppo corpografico in cui l'equilibrio dell'intero corpo si regge sugli arti inferiori divaricati, ginocchia dritte o ripiegate verso l'esterno per avere una maggiore stabilità sul piano longitudinale. E le diagonali che segnano la dinamica del moto indicano che il carico è distribuito generalmente in modo equo su entrambi i lati, oppure si trasferisce su una parte o sull'altra alla ricerca di una posizione che mantenga comunque stabile l'aplomb e che controlli l'intero peso. Andiamo nella prossima slide. Secondo Laban esiste una forza centripeta del movimento che estende e allunga gli arti dal centro del corpo verso l'esterno, suggerendo proprio un moto di espansione che lui chiama free flow. E andiamo pure avanti, si tratta proprio di una sorta di direi abduzione, per usare un termine un po' legato all'anatomia, che è resa fattibile chiaramente dalla meccanica articolare del corpo umano, ma se vogliamo usare dei termini coreutici più tradizionali, possiamo affermare che il fotografo fotografante qui sta operando una sorta di arabesque, anche se è molto goffo, molto legnoso, ma che corrisponde all'intenzione di espandere dinamicamente le diverse parti del corpo in direzioni diverse e opposte. Vediamo un secondo gruppo corpografico invece in cui il fotografo fotografante, possiamo procedere con la slide, si flette su se stesso fino a raggiungere una posizione accovacciata, quindi le ginocchia si piegano in avanti, la zona lombare si avvicina a terra ma senza toccare il suolo e raggiunge una posizione che, mi scusino di nuovo i danzatori, io ho assimilato a quella dell'amplié, anche se appunto eseguita sempre in modo un po' goffo, ma che corrisponde all'idea di chinarsi appunto con la parte inferiore del corpo senza toccare terra, gambe divaricate o nel caso del fotografo fotografante nella variazione a ginocchia strette. Nella distribuzione simmetrica del peso il busto in questo caso può rimanere retto oppure può arcuarsi in modo da bilanciare la stabilità. Possiamo anche vedere la slide successiva, per favore. Ecco, l'indagine coreutica di Laban afferma che esiste una relazione diretta e costante tra l'origine di un gesto e la sua espressione tangibile. E io direi che l'habitus di questa unità dispositiva fornisce l'esempio di una qualità centripeta del movimento, quella che Laban chiama bound flow, e che indica forse un moto di repulsione nei confronti dell'oggetto e che fa ripiegare il corpo su se stesso. È chiaro che gli aspetti formali qui sono fondamentali, anche per Laban peraltro, perché costituiscono per lui il precipitato di una serie di riflessioni che sono legate al potenziale espressivo del corpo, un corpo che nelle sue molteplici linee motorie ricavabili all'interno di questo cristallo icosaedro genera anche un'ulteriore configurazione, che ha una forma tendenzialmente sferica, che lui chiama cinesfera. In sostanza la cinesfera è quello spazio peripersonale, proattivo intorno al corpo, che si modifica incessantemente secondo il tipo di posa ingaggiata. Ora, nel percorrere gli innumerevoli piani, le rette, le parabole immaginabili all'interno della cinesfera, Laban nota che sussistono proprio degli appoggi fissi, cioè dei punti di supporto che lui chiama proprio stens, dai quali poi si propagano sul piano trasversale, sagittale e frontale i discorsi coreografici fatti di successioni di gesti. Quindi Laban sostanzialmente indicizza il singolo gesto, tramutandolo appunto in una unità minima di un sistema linguistico con una propria sintassi, e in seguito a questo processo di ripartizione, che appunto divide il movimento in stens, rintraccia poi un potenziale formato ricostruttivo. Quindi, ricollegando i punti di contatto delle linee emerse all'interno dell'icosaedro, istituisce una sorta di scala armonica di sequenze di movimento, che lui chiama choreutic scale, e che è costituita da gesti definiti la cui ripetizione ricrea la partitura coreografica, naturalmente interpretabile poi dal corpo del danzatore. Ora,
ponendo che le nostre figure corpografiche siano, in quanto proprio singole unità monogrammatiche di base, siano definibili come stance, riconoscibili come stance, anzitutto si comprenderà il loro valore distintivo in quanto segni precisi di una struttura linguistica ancora da concepire ma che ha già un proprio alfabeto, ma soprattutto in quanto matrici base delle dinamiche corporee del fotografo fotografante, questi stance corpografici si possono concatenare per ricomporre una potenziale sintassi secondo il medesimo principio compositivo formulato dalla Laban. E quello che emerge da questo tentativo, da questo processo, è un sistema di possibili partiture coreografiche brevi che formano delle vere e proprie scale armoniche di tipo labaniano. Ve ne faccio vedere solo una perché non vorrei togliervi altro tempo, se possiamo andare avanti con la slide. A partire quindi da questi stance corpografici si è realizzata questa prima partitura, questa prima sequenza che è l'ipotesi di un movimento in cui la cinesfera intorno al corpo del fotografo fotografante si muove cambiando forma appunto a seconda della posizione del fotografo, posizione che vede in quasi tutti questi queste corpografie entrambi i piedi piantati a terra, pesi che si spostano da una parte all'altra, gambe che si piegano o che si raddrizzano sulle ginocchia e un busto che si inclina frontalmente o lateralmente. Se possiamo andare avanti con la prossima slide, vediamo qui appunto lo studio delle linee. Ecco, è chiaro che il moto tra uno stance e l'altro presume un movimento anche interpretabile dal corpo del fotografo, che può essere una camminata semplice, una torsione, o addirittura è previsto in questo caso un salto che porta l'intero corpo da una posizione en face a una di schiena. Quindi queste singole unità, immagini, unità di movimento elementare corrispondono all'apogeo dell'atto del fotografare, mentre l'andamento cinetico tra gli stance può variare secondo angoli, passi e distanze tra il corpo e il soggetto. Se riusciamo nella prossima slide a far partire una breve animazione, volevo appunto farvi vedere questo esperimento di questo tentativo di animare per appunto queste partiture, queste breve partiture coreografiche, perché tutte le partiture, le scale coreutiche appunto corpografiche fin qui realizzate sono state appunto animate con questa animazione molto elementare che riproduce il movimento attraverso le linee dinamiche e direzionali del corpo. Ora, grazie a queste scale armoniche di stampo labaniano, si sono potute ipotizzare veramente delle brevi variazioni in assolo, direi. E questo processo ha, da una parte, confermato la tesi iniziale, a mio avviso, ovvero che il corpo del fotografo ha un'attitudine peculiare, precisa, le sue movenze spaziali hanno una portata plastica, hanno una misura armonica e possono essere anche coreografate. E questo, a mio avviso, nello studio che sta continuando, è un'idea che sta prendendo forma sempre di più. E il prossimo passaggio, ve lo annuncio anche se ancora non è cominciato, sarà quello proprio di portare fuori dalle immagini il corpo, quindi è prevista la collaborazione con un coreografo che tenterà di incarnare queste scale coreutiche a partire dalle corpografie individuate per verificarne l'attuabilità sul piano concreto. Mi fermo qui, vi ringrazio. Siamo noi che ti ringraziamo, Arianna. Aspetta che ricompariamo. Grazie, veramente grazie molte. Non so come era nelle nostre speranze, già la mattina, no, ha articolato delle declinazioni molto diverse tra loro del problema, diciamo, del dialogo tra performatività, immagine fotografica e... Veramente dobbiamo poi immaginare dei tempi per discutere insieme di queste traiettorie, di queste proposte. Allora, noi abbiamo notato, non possiamo fare a meno di condividere delle chiacchiere interne, che la prevalenza maschile dei fotografi, del lato del fotografare, che veramente questo ci ha colpito, poi si è equilibrata in altre posture, ci sono delle posture a prevalenza maschile. Sembra solo una sciocchezza, però è vero che ci sono proprio degli stilemi che sono sia posturali sia anche proprio di genere, per cui la modella è femmina, il fotografo
È uomo. Per fortuna in questo nostro campo di indagine queste griglie non funzionano, saltano molto spesso. Questo è un po', non è solo, insomma, è sia nelle pratiche del presente che nello studio di fenomeni del futuro, che per fortuna nel rapporto tra fotografia e performance non è per niente così definito, diciamo. Questo è molto, molto, molto interessante. Io presento subito il video, la ripresa, insomma, il dialogo che vi mostreremo adesso e che è stato registrato, sperando poi davvero riusciremo a prenderci un tempo di discussione, perché mi pare che stiano emergendo e che siano emerse delle cose estremamente interessanti. Questo dialogo lo presento io, vi dico più o meno, lo contestualizzo un pochino, perché il dialogo tra me e Alessandra Cristiani, che è un dialogo iniziato, diciamo, più o meno 25 anni fa, quindi un dialogo che si è stratificato nel tempo e di cui noi vi volevamo proporre un frammento che fosse insieme retrospettivo rispetto al tipo di rapporto che questa performer e danzatrice, che forse molti di voi conoscono, ha stabilito nel tempo con le immagini in generale e con la fotografia in particolare, e però che fosse anche al tempo stesso una specie di come dire, appunto, fotografia di quello che sta succedendo al presente, perché in questo momento Alessandra Cristiani, che viene da un lungo percorso che è passato attraverso il Buto, con una esperienza pregressa nel teatro fisico, nel terzo teatro, e che adesso sta, in effetti, dopo un'avventura giapponese in cui ha studiato con un grande maestro, Akira Kasai, nella sua scuola di euritmia a Tokyo, una lunghissima formazione che ha coinciso con una lunghissima esperienza artistica e creativa di solista, ma anche di performer, che ha lavorato nelle maggiori compagnie di teatro e di danza di ricerca italiane. E già questa doppiezza di dire teatro e danza è interessante, la colloca già in un territorio molto specifico della sua performatività e del suo linguaggio, che è veramente un po' trasversale dal punto di vista dei generi. Questo frammento che noi vi mostriamo è un dialogo reale avvenuto negli spazi della Lupa a Tuscania, che come avete visto sono già apparsi e che costituiscono per noi un luogo di ricerca, specie di laboratorio permanente sia sui linguaggi visivi che sui linguaggi performativi, dove Alessandra sta costruendo le tappe della trilogia su cui sta lavorando in questo momento, che sono tre assoli dedicati alla questione del corpo nell'opera di Egon Schiele, Francis Bacon e Auguste Rodin. Quindi, diciamo, una danza che usa le immagini come impulso, e che poi usa le immagini anche in qualche modo come destinazione, perché questi tre assoli, di cui uno ha già debuttato, uno è in corso di debutto e l'altro è in corso di creazione, sono tutti e tre accompagnati da delle mostre fotografiche, i cui autori siamo io e Alberto Canu, che stiamo sperimentando diverse tecniche per interagire con queste sue creazioni. Quindi quello che voi vedete è un dialogo nato durante il lavoro. Eravamo negli spazi della Lupa, abbiamo fatto una delle sessioni di lavoro su Francis Bacon, che è l'assolo su cui adesso stiamo lavorando, cioè l'ispiratore dell'assolo su cui stiamo lavorando, per il quale le tecniche che abbiamo scelto sono un dialogo tra fotografia digitale e processo Polaroid. Questo per introdurre, tutto il resto spero emerga dalla nostra interazione.
come è angolato il corpo. Cioè, però inizialmente io, ho sì. una configurazione di come deve essere, di come me lo sento che si costruisce nello spazio, no? Però poi considera che io a mia volta ti riprendo da prospettive piuttosto insolite, quindi sì, quello sì, che tu vedi è un doppio, è ancora... sì, è un doppio capovolgimento. Per esempio qui tu al pubblico appare la tua schiena. Ah, certo. Mentre qui ti vedi la pancia. Certo. Perché io ti ero molto vicino e potevo essere in zone non frontali, diciamo, ti ho girato molto intorno. Questo anche è interessante, no? Perché le persone vedono la performance e poi se c'è un supporto visivo sulle quali poter proprio sedimentare queste piccole sequenze, rivedono in maniera un'altra cosa. Sì, intanto ti vedono molto molto da vicino, molto molto da vicino, che è una cosa che in teatro è il primo shock, quando poi rivedi quel corpo così ravvicinato, no? È meno... esce dall'illusione dello spettacolo, diciamo, è molto più reale, malgrado ci sia il mezzo fotografico che si frappone, diciamo, però sembra, è più reale nel senso che si vede una concretezza, una materialità del corpo che nello spettacolo è più lontana, diciamo, è inserita dentro a un... Sì, c'è proprio lontano vicino questo fatto, sì. Questo è interessante, no? E poi c'è questo ribaltamento delle posizioni che è... questo è un privilegio, io posso poterti girare intorno in prova, chiaramente capovolge completamente l'idea della fotografia di uno spettacolo, no? Perché questa è una fotografia che non riprende lo spettacolo, riprende più un tuo processo corporeo all'interno dello spettacolo. Lo spettacolo ha una visione con una direzione, diciamo. Io quasi mai, tra l'altro oggi quasi mai ti ho ripreso frontale, perché avevamo la finestra aperta, che è molto molto bella in termini di illuminazione, che però per me significava essere completamente in controluce. Quindi ieri con le luci artificiali eravamo col problema delle ombre, perché le luci dall'alto, appena io mi avvicinavo, mi facevo ombra sul corpo. E oggi avevamo il problema, cioè, ci sono degli aspetti tecnici in questo tipo di lavoro, certo, che chiaramente connotano tantissimo la scelta anche dell'inquadratura, del processo. Poi oggi avevo meno scatti a disposizione, perché ieri invece avevamo avuto una frenesia di ripresa, quindi avevamo scattato tanto, e purtroppo le cartucce Polaroid sono da 10, quindi raramente si ha a disposizione un materiale infinito, come quando scatti in digitale, tu scatti, una specie di compulsione allo scatto. Già in analogico devi essere molto più parco, perché hai scatti numerati, ma in cartucce istantanee come queste sono 10 scatti per volta. E me ne erano rimaste pochissime, e qui non avremmo saputo dove trovarle. Quindi era impossibile pensare di comprarle in 2 giorni. E questo significa che ho cambiato il ritmo di scatto, che pure forse si vede rispetto agli scatti che abbiamo prodotto le altre volte, no? Cioè ieri era più pause addosso, sì, il corpo, sì, sì. E invece questa volta dovevo, mi allontanavo più osservando ed entrando, esatto, nei momenti. Sì, c'erano molti momenti in cui volevo risparmiare scatti, in cui quindi mi allontanavo, e io stessa avevo una visione alternata della tua presenza lontano vicino, perché chiaramente mentre non scattavo non ti restavo lì, sì, addosso questo è interessante, perché ad esempio ieri non è come se eri invisibile sempre, ah, ed eri più addosso, ah, oggi invece ti percepivo molto proprio perché non eri addosso, quindi percepivo questa presenza intorno. Ecco, questo è molto... Beh, certo, perché io ieri ero nel flusso con te praticamente, quindi ero molto invadente fisicamente. Ma non t'ho proprio... Però ero meno, certo, ero sempre scomparivi dentro. Per certi versi. Invece io oggi entravo e uscivo, e sì, evidentemente questo elastico comunque rompeva una mia presenza. Credo delle densità diverse comunque, no? Tutta questa parte iniziale... Oggi è la prima volta che proviamo con già le Polaroid scattate ieri in scena, e la presenza delle immagini dentro le immagini, e suppongo anche lo stesso lavoro, no, ha cambiato la visione. La visione anche... Ah, oh, che strana! Questa... Dove sta? Allora, questa è... Tu eri qua e... Ah, sì, mi ricordo. Tu eri...
eri accucciata, sì, sì, e io ti ho preso dall'alto. Sì. Ecco, questa è un'altra visione che il pubblico non solo non ha, ma non può immaginare, no? Di, cioè, loro avere una posizione che è frontale con i piedi davanti e tu da lì sei queste ginocchia in primissimo piano. Questo può essere anche un aspetto quasi da missione, no? All'interno di questa trilogia, di far, sì, vedere anche da angolazioni che sarebbero proprio impossibili. Sì. Per cui come questo corpo può essere visto, ma anche in maniera anomala. Si smonta, vedendolo da diverse prospettive hai proprio l'impressione che sia, cioè che l'anatomia non sia quella convenzionale, che abbia altri possibili funzionamenti. Questo è molto Bacon, in effetti. Infatti questo è proprio... Vedi, queste così da vicino o dall'alto. No, questo è importantissimo, anche ad esempio questa prima parte in maniera folle dedicata alle gambe, ai polpacci, alle scarpe. Per la prima volta io metto le scarpe, sì, proprio perché ho tentato. Poi è nata una presenza su degli spostamenti anche molto semplici, però la mia intenzione era quella di dare un momento di protagonismo alle gambe. Per me scarpe, sono state una calamita. Io non riuscivo a staccare gli occhi dalle scarpe. No. Ero fortemente attratta da questi oggetti rumorosi anche, che cambiano completamente la tua fisicità in scena. Esatto, che proprio per me è stata un'esplorazione, perché comunque sono un oggetto di scena. Questo è perché è attraverso alcuni cataloghi, vedendo alcuni lavori di Bacon, in questo modo in cui nel modo in cui lui presenta le anatomie dei corpi, no? Ci sono proprio dei quadri, dei ritagli, solo metà busto, un ginocchio bendato, un torso senza braccia, oppure improvvisamente in una tela, una gamba tesa che diventa il focus di tutto il quadro, ma ha creato una sorta di desiderio utopico, no? di poter un po' scardinare anche la mia percezione interna del corpo, di come far vivere anche alcune parti del corpo, no? Quindi che questo poi riecheggi anche nell'aspetto innanzitutto fotografico e nell'immediatezza della Polaroid. Sì, queste immagini così crude hanno anche proprio nella loro, non solo nella composizione, ma nei colori, in questo flash sul corpo, lontanissimo dalla mia estetica fotografica, lontanissimo. Infatti la prima volta che abbiamo scattato, se ti ricordi, io ero un po' scioccata, ero un po' infastidita da questa crudezza, da questa specie di iperrealismo delle immagini. E poi non sono iperreali per niente, perché Polaroid c'ha questo colore impastato, non è... Però sì, rispetto al mio lavoro sul bianco e nero, oppure sui supporti molto materici con le tecniche antiche, il Polaroid è una specie di shock di realtà, no? Una specie di cronaca del corpo, che però in questo lavoro mi sembra l'unico linguaggio fedele al tipo di lavoro corporeo che tu fai, cioè uno di quei casi in cui la tecnica fotografica e il processo di lavoro sul corpo evidentemente si agganciano. Tu hai già dedicato altri lavori a artisti visivi, anche se in un caso proprio la fotografia come la trilogia della Ruma. C'è una ricorrenza di, come dire, riferimenti visuali che nel tuo caso, nella tua danza, si trasformano completamente, non sono quasi mai, diciamo, il modello formale, no? Sono piuttosto degli impulsi. Sì, 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 è molto ripercorrere un po' il tragitto e anche l'impulso in realtà di avvicinamento ai materiali, alle fotografie e adesso invece ai cataloghi delle immagini pittoriche, poi insomma più in là ci sarà il lavoro sul Rodin, quindi le immagini delle sculture, eccetera, eccetera. E con la Woodman è stato, mi ricordo, qualcosa di travolgente e non saprei neanche dire
ancora esattamente cosa. Probabilmente questi paesaggi intimi che lei creava, un'intimità corporea in realtà, che restituiva dei corpi chiari per me, insomma, quindi c'era questo, questo forte e doppio direi versante, cioè di essere estremamente dentro ed essere estremamente fuori quello che lei faceva. Quindi questa cosa era molto entusiasmante per me, diciamo. Però per dire, con quel materiale ho avuto chiaramente un rapporto diverso, magari dipeso anche dal momento in cui l'ho incontrato e dipeso anche dalla questione che volevo tracciare. Sicuramente con la trilogia la questione più, per me, più forte, la questione del corpo, sul quale proprio come se ogni lavoro dicessi a me stessa, trova un pennarello e metti la freccia esatta su qual è la questione del corpo, in Egoncile, in Bacon, adesso su Rodin, dovrà evidenziare, dovrà esserci di nuovo questo evidenziatore. Con la Woodman è stato un amore a prima vista, è stato un flusso continuo in queste fotografie che per me erano dei piccoli, ecco, la cosa che mi ha molto agganciato è che erano dei piccoli set, cioè me la immaginavo proprio che entrava in questi luoghi, si sistemava le cose. Ma lì c'era l'azione di lei nell'autoritratto che è fortissima, allora quindi lì forse la performatività molto esplicita. La presa è doppia, no? È nell'immagine ma anche in quella sua azione. Sì. Non è coreografica, non è teatrale, sì, è performativa, sì, nel senso assoluto del termine. Sì, e mi restituiva un'intimità nel lavoro che io avevo, insomma, quindi mi sono detta, forse più quello che mi ha creato l'ingresso per entrare, per osare. Ma quello che mi colpisce è come, per esempio, già in quel caso, e poi forse con sempre maggiore consapevolezza, tu abbia lavorato con la fotografia, in quel caso doppiamente, cioè le fotografie, sì, erano delle sorgenti e poi erano anche degli elementi che tu avevi in scena, però come se vederti nelle immagini facesse parte del tuo processo creativo. Da un lato tu lavori con le immagini, l'hai detto tante volte, il metodo, diciamo, di Masaki Vana, sì, questa metodologia in cui le immagini, come dire, funzionano da impulso per il corpo, no? E poi però dall'altra parte ci sono proprio le immagini vere e proprie, o prese come sorgente, abbiamo detto il caso della Woodman, c'è il caso del quadro di Millais su Ofelia, che ha ispirato Feleia, insomma, c'è evidentemente su di te le immagini agiscono in modo estremamente creativo, diciamo, dal punto di vista proprio fisico, non imitativo, proprio di stati corporei che tu trovi attraverso la visione. Però ecco questo aspetto che quasi tutti i tuoi lavori hanno poi una sperimentazione parallela in cui tu ti rivedi nelle immagini, non necessariamente in scena, in alcuni casi sì, no? L'apparato visivo è soprattutto fotografia di scena, che comunque è un elemento grosso della tua produttività. E poi una serie di contesti, questa trilogia che stiamo, in cui stiamo collaborando è forse un momento di grande maturità in questo senso, ma mi ricordo le foto di Pietro D'Agostino che hanno partecipato a Entrana, l'installazione, sì, di Nafusaro, su che voi siete andate, se non ricordo male, a scattare a Canale Monterano, avete fatto delle sessioni di ripresa anche nella ispirate in natura, ispirate a Francesca Woodman, ma certo non a copiare quelle fotografie, non erano citazioni, erano degli omaggi, forse, no? Degli omaggi e poi anche delle, veramente in maniera quasi immediata, mi verrebbe da dire. Sia io che Lina Fusaro, anche Claudio Moneta che curò le musiche, e ci siamo presi dei cataloghi, anzi io li ho praticamente visti, rivisti tante volte, poi gliel'ho prestati e me l'hanno ridati dopo tantissimo tempo. Mi ricordo questa circolazione di materiali tra le persone, c'era il catalogo bellissimo della Woodman, quello della mostra di Achille, curata da Achille Bonito Riva, quella del 2000, quello è stato il momento in cui Roma ha conosciuto o riconosciuto questa artista che aveva cominciato proprio, l'artista americana che aveva cominciato a Roma. Ma anche fotografi molto diversi tra di loro, no? Appunto Lina Fusaro al tempo era un'appassionata di fotografia analogica,
non era una fotografa professionista, aveva uno sguardo sulla fotografia forse ancora più interessante proprio per questo, perché aveva un grosso istinto di produzione di immagini, stampava in camera oscura. Poi Pietro D'Agostino, che è un artista visivo di natura più concettuale, e poi mi viene da nominare Daniele Vita, che invece è un reporter, cioè lui fa proprio reportage sociale, che è intervenuto in Clorofilla. Quindi anche tanti linguaggi fotografici diversi con cui tu ti sei, in cui ti sei vista in versioni sempre, sì, sempre diverse, no? Sì, infatti, allora, con Pietro D'Agostino e con in maniera chiaramente diversa, perché i progetti erano diversi, nascevano in stagioni performative vitali diverse, questo è stato fondamentale. Però c'è stato sempre per me il grande interesse è che attraverso questi supporti diversi, dove io ero inclusa potentemente, come c'era una reciprocità di sorgenti da quel punto di vista, catturare corpi, più corpi possibili, ma anche di tentare anche di spostarsi da come uno si percepisce, quindi si vede mentre anche danza. Quindi tentare di scavalcarmi, di spostarmi. Per esempio, è stato molto interessante le condizioni che hanno poi prodotto queste immagini. Con Pietro D'Agostino anche lì c'era il set fotografico, siamo andati, non proprio il set, siamo andati nel suo studio, lì, fuori Roma. Interno, no? Sì. Quindi tutto diverso, a casa del tutto fotografo, diverso. Cioè a casa nel senso nello professionale studio, del termine, sì. Cioè giocavi, sì. Non giocavi nella casa del teatro? No, infatti. E lui aveva avuto questo desiderio di volgere tutto al bianco, sì. Adesso io non so bene. Sì, a toni alti, io ricordo le stampe in cui tu scomparivi, sì. A un certo punto, sì. Quasi, no? Eri bianco su bianco, sì. Era molto ed era molto, quindi mi ricordo questo... Questo telo materiale bianco come una specie di luogo dove tutto era bianco con questi fari molto forti per cui ero in un biancore costante e ho trovato una danza. Tante variabili di linguaggio fotografico, per esempio di Daniele, veramente a me rimane sempre molto impresso il modo in cui lui interviene, in quel caso eravate nello spazio in cui tu costruivi Clorofilla, che era uno spazio, sì. Non era un teatro convenzionale, se non sbaglio era un'ex chiesa sconsacrata. Anche chiesa Santa Caterina a Foligno. A Foligno, dove eri in residenza. E questo fatto che si vede perfettamente che lui entrava e usciva esattamente come scatta nel reportage, cioè cogliendo sì. Momenti fuggevoli della vita, diciamo. Cioè improvvisamente la performance era un fenomeno non artificiale o finto, ma un fenomeno vivente che un reporter cattura con lo stesso impulso con cui cattura fenomeni inaspettati della vita, quindi delle fotografie molto mosse, sì, c'è sì. Moltissimo anche come linguaggio fotografico questa dimensione qua, no? Ecco, poi invece c'è la collaborazione nostra, diciamo. Ora con questa trilogia noi in effetti arriviamo forse a un punto di densità anche di questo lunghissimo processo di lavoro che ci ha visto collaborare tanto e come dire, trovare sempre anche dei supporti diversi per la nostra collaborazione. Io ti ho stampata su carta baritata, su carta a colori, in tecniche antiche, sali d'argento, in cianotipia come nel caso di Scile. È come se adesso si fondessero, forse anche grazie alla relazione con Alberto Canu, che è un altro fotografo che viene però da un percorso molto diverso. Lui quasi sempre ti fotografa in scena, diciamo, quindi è un altro tipo di fotografia. È come se ora noi stessimo sperimentando delle diverse combinazioni di queste diverse nature, sia della danza che della fotografia. Cioè la danza improvvisativa e performativa è una danza che è drammaturgicamente pensata dentro a un tuo spettacolo, diciamo. E anche a livello fotografico, sia le riproduzioni, la documentazione dello spettacolo che delle incursioni che si avvicinano al tuo corpo, che rompono questa distanza della scena, no? Queste polaroid che noi abbiamo dispiegato qui e stiamo guardando sono questa commistione tra le pratiche che noi abbiamo sempre svolto a corpi ravvicinatissimi, ma appunto in un flusso reciproco, alle fotografie di scena. E infatti queste fotografie sono entrate in scena, stanno in scena probabilmente. Noi siamo nel pieno della gestazione. Il debutto di Nucleo, il debutto c'è stato nella versione di teatro online. Di Pietro, però era online, è stato comunque un debutto importante,
Ora chiaramente il debutto dal vivo cambia anche il rapporto con i materiali che noi possiamo mostrare, eccetera. È come se qui io, te e Alberto Canu, già con Scile, no? Con Scile il processo funzionava così. Tu eri partita da alcune immagini, alcuni disegni soprattutto. Noi abbiamo fatto delle prove di anatomia di quei disegni, abbiamo lavorato tanto proprio sul dialogo tra postura del corpo e punto di ripresa della macchina fotografica, cercando di ricreare quelle anatomie impossibili. E anche quindi abbiamo, in effetti, questo lavoro su Bacon si porta l'eco di quel lavoro di scomposizione del corpo che noi abbiamo fatto nella diciamo tavola, no? Di Scile, sì. Con quel disegno che era stato un disegno matrice, no? Dell'immaginario. E dopodiché tu avevi iniziato a presentare dei primi studi e delle prove aperte qui alla Lupa a Toscania della prima parte del lavoro su Scile. Alberto Canu ti ha fotografata in prova aperta, che non è ancora lo spettacolo con il pubblico, ma non è neanche un processo di danza libera, diciamo, no? È già... Era confinato, avevo recinto. Ed è interessante per il fotografo perché in quel momento è praticamente l'unico spettatore, cioè tu quando hai fatto la prova aperta noi eravamo in quattro qui dentro. Sì. E questo comunque determina un'energia, un tipo di tensione, un tipo di attenzione reciproca molto forte. E Alberto ha scattato sia in quel momento che mi ricordo il giorno dopo, quando poi è arrivato il pubblico per il primo studio mostrato, quindi sperimentando queste due condizioni molto diverse di lavoro fotografico. Queste fotografie, di cui tutti poi siamo rimasti, no, entusiasti, non solo le abbiamo selezionate scegliendone una serie, ma appunto abbiamo deciso, questo era già un pensiero che avevamo fatto, di come processare le immagini dandogli diverse incarnazioni. Ne abbiamo scelte alcune e io le ho stampate al ciano, una tecnica della cianotipia poi virata al tè. E questo triangolo di danza, fotografia, ma addirittura di diversi strati tecnici, fotografia digitale che incontra l'analogico, che viene processata dall'analogico, cioè delle imitazioni in cui l'immagine perde questa sua fissità, ma invece anche lei è vivente. Noi abbiamo l'impressione che il corpo sia vivente e che poi l'immagine sia la cosa che lo congela. Questo, quando studiamo la teoria fotografica, impariamo questa parola orrenda che è immortalare, no? Noi dovremmo inventare la parola opposta, invitare, che è bello, una parola che c'ha un altro significato, però la possiamo usare, forzare in questo senso, no? Noi in un certo senso stiamo cercando di metterle in vita queste immagini attraverso la tua azione, attraverso la tua presenza lì dentro e anche attraverso la loro possibilità di essere, come dire, attraversate, reincarnate in modo diverso. Nel caso delle cianotipie questo era evidente, cioè un file digitale viene stampato in stampa digitale e poi si rincarna anche in un'altra tecnica che lo trasfigura completamente, no? L'immagine è sempre lei. Allora alla fine c'è da chiedersi lì dentro cosa resta del disegno di Scile che ti ha dato l'impulso, di cui non si vede più niente, non si vede la postura, non c'è un'imitazione formale, però di fatto tutto quel processo è stato innescato dalla visione di quell'immagine, dalla tua osservazione di quell'immagine. Quindi c'è come un flusso di vita che lega queste figure che non sono per niente immortalate, non sono per niente mortali. No, anzi, che producono una cosa molto vitale per il corpo. Per esatto, il corpo, ti impulsano in qualche modo. È come se il corpo impulsasse le fotografie, anche questa parola inesistente, in realtà l'aveva usata Antonin Artaud, devo dichiarare la fonte di questa parola che funziona moltissimo, impulsare, no? E ho l'impressione che sia reciproco in questo caso, o forse ne ho la speranza, visto che si tratta di una collaborazione nostra adesso. Cioè la speranza che il corpo impulsi l'immagine e l'immagine impulsi il corpo, quasi con la stessa forza. Quindi in un dialogo di fotografia e performance, questa, diciamo, è un campo di forze, non è una consegna. Non è il corpo che si consegna all'eternità e alla fissità dell'immagine, ma piuttosto una specie di campo magnetico in cui questi due elementi scoprono delle possibilità al di là del loro limite, del sì, vivente sì, effimero, sì. No? E dell'immagine eterna, come se ci fosse una possibilità di leggera sfasatura rispetto a questi assiomi così definitivi.
Ecco, noi siamo riuscite ad allungarci anche nella registrazione, così siamo andate un po' lunghe. Io naturalmente ringrazio moltissimo Alessandra Cristiani che oggi non poteva essere collegata e quello che c'era sembrato all'inizio un problema invece poi è stata l'occasione di riprenderci e di avere del materiale di questi processi di lavoro che noi di solito facciamo in gran segreto. Quindi io ringrazio intanto lei che ci vedrà in differita e poi ringrazio moltissimo Alberto Canu che ha fatto le riprese in quella circostanza e Marco Rapaccini che ha fatto il montaggio di questo estratto perché noi ci siamo riprese per più di un'ora, quindi abbiamo poi fatto un'estrazione, diciamo, una selezione, un montaggio qui a Officine con Marco che ha montato anche gli altri contributi registrati, senza il quale non saremmo stati in grado noi di produrre questi materiali così ben organizzati. E a questo punto forse abbiamo una decina di minuti, se ci sono delle domande noi ci possiamo salutare per la pausa pranzo all'1:30 e rivederci alle 2:30, diciamo, rinunciare a una mezz'oretta della pausa pranzo, però almeno tutti ci siamo presi il tempo che ci serviva per parlare. Nel caso in cui ci siano delle, così, delle considerazioni, delle domande, ci prendiamo una decina di minuti se volete, se non ce ne sono non fa niente, però può essere un momento di dialogo per chi vuole. Magari teniamo aperta la chat così se qualcuno vuole prendere la parola lo chiede, ordiniamo un pochino eventualmente gli... Rompo il ghiaccio. Chi rompe il ghiaccio? Tiziana Bagatella. Tiziana. Ma proprio da... solo da innamorata ormai sfrenata delle vostre attività. Soprattutto tuscanesi, che appunto su questi così è più facile quasi per me assistere lì alle vostre performance. Mostrati però, Tiziana, mostrati. No, che sono con la gatta rosa, guarda, lasciamo perdere. Situazione domestica, va bene, allora rapidamente. Mostro rosa, ma evito me stessa. No, di queste ultime, a parte la domanda che avevo messo in chat della ricerca precedente, mi sembrava però una fotografia di danza delle origini, la ricerca su cui si basava, ed era molto interessante. Ecco, mi dispiace invece in quell'occasione forse di averla persa o di non essere stata a Tuscania in quel periodo. Invece di quest'ultima, un'osservazione abbastanza forte del vostro lavoro con la Cristiani, la fotografia in Polaroid esce completamente dall'immagine artistica per me, cioè è violenta, quella sì è stata molto violenta, molto forte, sembrava un resoconto appunto da indagine di un omicidio, di quelle cose lì, invece si allontanava subito e diventava ai miei occhi, parlo proprio ai miei occhi neofiti, diventava molto invece artistica e molto rassicurante. Ecco, niente, questa era la considerazione, giusto perché me la sono trovata così anche con violenza sotto gli occhi. No, grazie, invece di quello che dici ti rispondo io a tutte e due le cose. Quello che hai visto dell'Atlante, sì, la ricerca dell'Atlante si concentra sulla prima metà del Novecento, cioè sul momento germinale in cui la fotografia inizia molto rapidamente a, diciamo, sia grazie al progresso tecnico che alla diffusione di massa di questo mezzo, inizia a essere uno degli strumenti principali della raffigurazione del corpo, eccetera. Quindi noi ci concentriamo su quella metà del secolo. I laboratori a Tuscania si sono svolti in formula chiusa per quanto riguardava le giornate di laboratorio e con un'apertura finale sia nell'edizione del 2019 sia in questa ultima edizione del 2021, in cui noi l'ultimo giorno allestiamo l'Atlante fisicamente negli spazi della Lupa, soprattutto per discutere con chi viene a vedere, ragionare insieme sul metodo, eccetera. Quindi sono dei momenti di confronto. Anche questa è una cosa che ci interessa raccontare. Sono mostre effimere, cioè una grande fatica d'allestimento che di solito dura solo per la sera in cui noi ne vogliamo discutere con le persone. Quindi le mostre cominciano a somigliare un po' agli spettacoli che, no, hanno un grandissimo apparato di preparazione e poi una durata pubblica
brevissima, ma solo quella pubblica. Chiaramente quella brevità è il frutto invece di un lunghissimo lavorio continuo. Sì, sul Polaroid sono d'accordo, è quello che io dico. Resto dell'idea che su questo lavoro che la Cristiani sta facendo su Bacon, che è un lavoro che mette in campo una corporeità veramente molto brutale, in effetti l'uso di questo linguaggio, che per me è molto insolito, per me fotografa, così entrambe è lontano dall'estetica sia mia che sua, eppure a entrambe c'è parso il linguaggio più adatto a interagire con questa sua corporeità, e ci ha anche, come a volte dice Alessandra, spostato dalle nostre abitudini visive, nel mio caso, e performative nel suo, perché appena cambi tecnica cambi corpo e cambi occhi, diciamo, e questi cambiamenti a volte sono molto rigeneranti rispetto a delle collaborazioni di lunghissima data come le nostre, che rischiano degli automatismi, no? Rischiano, che io la guardo sempre nello stesso modo. Sembrava quasi però di vedere, di essere dentro un museo, quando vedevo te sopra la Cristiani a fotografare il corpo e poi vedevo le fotografie, no? In realtà è un'immagine che il museo in qualche allestimento ti permette di avere, quell'idea, quell'immagine, per cui diventava non materia, non materiale il corpo della Cristiani, pazzesco. Niente, detto questo, mi volevo anche spostare per fare i complimenti a tutti i relatori, dal primo, da Stefano a Cosimo, a Arianna, che mi hanno colpito tantissimo, proprio molto, ognuno di loro. Quello di Arianna in particolare, poi è anche quello che mi ricordo più, per essere più vicino nel tempo, sull'idea proprio di realizzare la coreografia dalle posizioni del fotografo. Mi sembra pazzesca, bellissima come ricerca. Grazie, grazie Tiziano, grazie davvero. Ci sono altre considerazioni, domande? Se potete, non siete in condizioni incresciose, apparite, così ci sentiamo un pochino meno soli. Nello scambio. È la fame che vi rende silenti. Va bene, assecondiamo quindi il desiderio che manifesta questo silenzio, che è un desiderio di cibo. Allora, mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia mi sembra assolutamente un ottimo bilancio, ci prendiamo un'ora di pausa, noi ci scolleghiamo, quindi disattiviamo la riunione e la riattiviamo con la ripresa della sessione pomeridiana, quindi chi ha avuto, insomma, chi ha difficoltà a entrare provi 5 minuti prima, 10 minuti prima, noi cominciamo con le nostre manovre organizzative. Ci vediamo alle 2:30, buon pranzo. Se ci sono delle domande che vi siete vergognati di fare o che avevate troppa fame, segnatevele, che magari a fine giornata, se non siamo troppo stanchi, forse un angolo dialogico riusciamo a concedercelo. Intanto anche io ringrazio tantissimo Stefano, Cosimo e Arianna, spero che starete con noi anche nel pomeriggio, che abbiate il tempo. E ci vediamo più tardi. Grazie tante. A dopo. Grazie. Grazie a voi. Buon pranzo. Grazie, buon pranzo. Grazie, a più tardi.